Siamo qui per la tier list della serie di Monster Hunter. Quindi stasera andiamo a fare un viaggio lungo anni, tantissimi, attraverso tutti quelli che sono i wyvern, i mostracci, le bestie sopportabili più o meno di questa serie che ci accompagna ai tempi della play. E non potevamo che approfittare della gentilezza degli Hunters romani. In ordine alfabetico, Leonardo e Moreno. Buonasera ragazzi, grazie per essere qua Buonasera a con noi. voi. Buonasera, Grazie a voi. buonasera. Grazie. Ok, lo scopo di questa sera è un po' fare una classifica che possa diventare un punto di riferimento. Quindi, finita questa serata, poi pubblicheremo, ritaglieremo e condivideremo come momento educativo per tutti coloro che sono giocatori di Monster Hunter. E abbasso la musichetta che mi sa che era troppo alta. Così. Mettiamo in chiaro che il miglior mostro di Monster Hunter è. Puntini, puntini in sospensione. Vedremo, vedremo, vedremo. Questo, oh, giusto, eccolo qua, perfetto. Ah, che bella. Ecco due mostri in croce. Sì, è giusto. Questo Wow. qui è il ripieno, ecco. Wow. Siamo qui per fare la tier list di tutti i mostri di Monster Hunter. Quello che ho voluto aspettare a fare. Ho voluto aspettare che ci fossero anche i ragazzi prima di farlo. È la classificazione delle Delle categorie. tier. Ci siamo. Ditemi un po', ragazzi. Io ho qua l'elenco classico S, A, B, C, D. Come lo devo sistemare? Ditemi voi. Vai, Moro. Allora, che abbiamo aggiunto noi? Abbiamo aggiunto intanto la categoria SR. Abbiamo così un spunto dai vari giochi gacha, abbiamo aggiunto una categoria ulteriore alla S. Ok, allora vediamo un pochino se c'è aggiungi add row above. E poi siamo stati un po' più didascalici sulla primissima e sull'ultima. L'ultima. Allora, questo è meraviglioso che mi chiede. Ok, poi come sistemiamo i colori? Avete aggiunto l'SR perché siete appunto dei gacciomani e poi. Purtroppo sì. Poi Leo. Poi sopra l'SR siamo andati a mo' di medaglia al valore con i Super Memas, che sono alcuni mostri che vanno oltre la bellezza della caccia, vanno oltre la bellezza estetica dell'ecologia e tutto, rientrano nei meme. E tu li ami sopra ogni cosa, te li ricordi sopra ogni cosa per i meme, per i Fanno ridere, momenti. no? Sono belli, sono buffi. Sì. Ok, questo gli diamo un bellissimo colore porpora al momento, poi vedremo quale sistemarla. E poi l'ultima, vai Moro, E l'ultima per la l'ultima. Abbiamo deciso di dare l'ultima categoria, quindi sotto la D, ai mostri, diciamo, non odiati di più. Cioè, se possiamo, quei mostri sono totalmente da dimenticare o da togliere. L'abbiamo Se non chiamati. sbaglio era proprio la D, oppure no? No, era sotto la D. No, non era sotto la D, cioè ce l'hai tu Sotto la D. sotto Li abbiamo chiamati merda, quindi la D. semplicemente abbiamo utilizzato quei Nel mostri che. pozzo scuro, cosa c'è? Sono nei Pozzo pozzi scuro dei scuri, alla mostri. fine trovi i Facciamo meme. pozzo scuro perché magari è Pozzo brutto. scuro, Più vabbè, è più Twitch friendly, va che bene. altro, no, perché hanno chiuso proprio un canale a un mio amico perché si chiamava Merda Porca miseria. Informatica, tutto attaccato, ed era E allora, semplicemente pozzo scuro va benissimo. pozzo scuro. Pozzo scuro. E gli mettiamo un bel colorino grigio tristezza. Ma non so se c'è marrone, c'è? No, no, grigio tristezza, grigio tristezza. Mentre l'SR è un po' giallino, vediamo di dargli un colore un po' più trionfante, un po' più verde acceso. Ok, S. Ok. Va bene, dai, penso che possa andare. Si vede, tra l'altro si vedono tutte le classificazioni. Mi piace che Panzerotto fa. Facciamo che il Plesiotto lo mettiamo in una tier a parte, grossa il doppio di proposito. Ok. Invece vi stupirà quando ci arriveremo al Plesiot. È vero perché mi sembra che. Vero. Arriviamo dopo, ci Ci arriviamo abbiamo dopo. ragionato sul playset, stranamente. Sentiremo il disappropriamento di Farfa. Allora, eccoci qua. Allora, come vogliamo affrontare, ragazzi? Ordine alfabetico o avete altri tagli? Perché io ce l'ho qua in ordine alfabetico, quindi mi mettete in difficoltà se Allora, l'ordine voi. alfabetico, bene o male, ti permette di andare, vi spazzate da sopra a sotto comunque.
se te li vai a cercare, non lo so, diventa anche un po' più complicato andare a leggere in mezzo alle icone, andare a vedere tra le icone. Quindi secondo me possiamo ordine. Anche andare in ordine alfabetico. Ok. Perfetto, allora è il momento di iniziare e direi che il primo è l'Agnactor, che adesso vediamo un po' se funziona la mia, ciò che ho creato prima. Bam! Con, però devo spostare la chat. Eccolo qua. Agnactor! Allora, voi non lo vedete, però in live ce l'abbiamo, quindi... Ottimo, bello. Ah, bello nero, come dicevamo. Quanto esatto. È bello l'Agnactor. Quanto è bello l'Agnactor. Allora, ragazzi, Agnactor, stiamo parlando di questa bestia qua. Ditemi un po' dove lo mettete e perché. Allora, l'abbiamo messo entrambi proprio in A. L'abbiamo messo in A. Allora. Decisione comune. Eccolo qua. Ora. L'abbiamo messo in A in tempo reale. Sia questo sia quello là glaciale in realtà. Quindi ci abbiamo sparato anche quello glaciale. Poi non so, Pit, pure tu dici le tue esperienze, cosa ne pensi e tutto. Non ti rifare a quella nostra per forza. Per l'amore allora, del cielo. Premesso che siamo qui appunto per questa sessione di lezione al pubblico. Possiamo da parte... scendere a compromessi. Ho un certo affetto per l'Agnactor perché è uno dei mostri di Tree. È stato il mio primo Monster Hunter giocato realmente, perché ci avevo provato prima ma mai in maniera efficace, e io adoro che esca fuori, faccia col becco, spari il laserone attorno, cioè queste, lo trovo geniale, il Leviatano che nuota nella lava, si indurisce, tante cose, però lascio a voi, penso che là ci possa andare bene, ditemi come si arriva a mettere la Agnactor in A. Cosa c'è di così peculiare, così settiamo anche uno standard, no? Per capire, un mostro che arriva in A, perché? Il mostro arriva in A perché? Allora, pensando da di noi, abbiamo sempre fatto il parallelo tra la giocabilità e la ripetibilità dei mostri, quanto è noioso cacciarli, la bellezza semplicemente estetica del mostro e anche tutto quanto il comparto ecologico che ci ha costruito mamma Capcom intorno. E l'Agnactor, ecco, che tra l'altro vedete in live, è fichissimo quello glaciale, tra l'altro, è bello, cioè non so, i gusti sono gusti, però Leviathan con questo becco rinforzato, fatto apposta per rompere lava solidificata e ghiaccio della sottospecie, e che quando esce fuori, quello di cui è ricoperto o si solidifica perché la lava che si raffredda si solidifica, o il ghiaccio all'aria, l'acqua nell'aria ghiacciata si congela, è pazzesco, è bellissimo. Non va più in alto perché ci sono altre cose che vanno più in alto, quindi più per pensare al futuro, se no sarebbe dovuto riscendere, ma entrambi, sia la base che la sottospecie, trovano una bellezza incredibile, più di tanti altri mostri che hanno nella sottospecie una ridondanza e semplicemente una forma shiny della, della parte base. Sì. Ok, ce la siamo giocata subito la cosa dello shiny... Questo ci sta perfettamente. Poi i altri mostri lo vedremo. Questo c'ha senso che ci siano sottospecie. Perché cambia probabilmente l'ecologia del mostro. E questo è il bello. Cambia habitat, cambia ecologia. Ha senso che ci sia sia da una parte che dall'altra. Tanto nei vulcani, tanto nel ghiacciaio. Quindi... Ok, intanto saluto Mewtwo. Tutto bene, grazie. Mi piace lei. Mi fa sentire sempre più vecchio. E questa sera sono molto contento perché abbiamo come ospiti gli Hunter Romani e stiamo facendo una tier list definitiva di Monster Hunter. E come possiamo vedere adesso che tolgo l'Agnactor, tolgo l'Agnactor. Abbiamo appena iniziato piazzandolo in A e questa cosa mi fa da pensare che potrei modificare un attimo il testo per aggiungere con gli Hunters Romani. E allungare queste modifiche in tempo reale, io le adoro. Ok, perfetto. Vedi che buonasera, Mewtwo. Buonasera, che è un nome Mewtwo, come vogliamo chiamarlo, è più semplificato così.
I guys sono nostri amiconi, esperti di Monster Hunter, e non potevo che chiamare loro. Quindi segnateli che sono stra sul pezzo su questo gioco, che ormai una settimana esce Rise, eh? Una settimana esce Rise. Quasi. Quasi, Quasi, quasi. Chissà se lo sbloccheranno a mezza o lo sbloccheranno il giorno dopo alle 3. Questo World l'hanno sbloccato alla mezzanotte, mi pare. cosa? World lo sbloccarono alla mezzanotte, noi l'avevamo prenotato. Non me lo ricordo, forse Io ero c'eri tu rimasto. sul pezzo. Sì. Allora andiamo avanti, visto che sono già quasi le 10. Oddio, i nomi! A Cantor? Ah, A Cantor. Ok, a Cantor. Allora Lui va adesso. dritto su in SR. Lui proprio Per noi, poi. per noi va subito su. Mamma mia, ragazzi. Adesso faccio vedere, rimetto i mostri così si vede. Lui la canta, giusto? Giusto? Lui? Ok, perfetto. Oh, Che bello. SR. Sì. Bene, e ditemi perché. Cosa lo rende? Tanto nel suo video ecologia mangiava un Gravios, quindi È qualcosa vero. si può. L'abbiamo fatto anche per Roberto, che grande generale, questo l'abbiamo fatto per te. Mangiava un Gravios, qualcosa che può mangiare un Gravios. Che ricordiamo per chi non fosse espertissimo che il Gravios è praticamente un mostro roccia, mettiamola È così. una Abbiamo montagna gigante che spara raggi laser. fatto ieri sera, sì. È Quello insieme no. la versione adulta, diciamo, del Quello con il Basarios. Glavenus. Quella con la Sì, missione l'abbiamo fatto adulta. col Glavenus, sì. Ok. Quindi dici, vabbè, già quello a toccarlo, a picchiarlo, è un po' uno che se lo mangia. Vabbè, fantastico. E mai ricordo tipo che lui sia anche gigantesco. E credo di averlo affrontato l'ultima volta nel 4 Ultimate. Sì, Che. poi nel 4 Ultimate c'era anche la quest evento per prendere la spada dell'eroe, che era conficcata in una delle buche che lui faceva con i piedi, di andare a carvare la spada per avere il set di Link. Bellissimo, bellissimo. A Cantor è quando la genetica tra un Dodongo e un Goron fa scherzi. Mi piace che l'ha piazzato. Sudoku con una tartaruga dragone molto arrabbiata, che di base è quella l'ispirazione, quindi. Cioè, ma quindi capiamoci, no? Questo mostro è finito in SR perché è enorme, gigantesco. Se mangia gli altri mostri, ha qualche altro elemento di lore che lo rende così speciale, o proprio l'aspetto, la cattiveria, la potenza? La cosa che è bella della Cantor è che non è un drago anziano, ma è cattivo più di loro. Che la Cantor è un flying wyvern, un wyvern volante come il Rathalos. È vero. Non ha le ali ed è se magna Gravios. Cioè, la cattiveria è il picco ecologico, il picco evolutivo che vogliamo dire dei mostri base. La serie è un mostro che ci ha creduto proprio tanto. E ci ha creduto talmente tanto che finisce a magnasse Gravios. C'era la forza allucinante, i combattimenti. Mi ricordo ogni arena dove lo combattevi era sempre epica, fantastica. Quindi lui è Fantastico. sempre all'apice dei ricordi, quantomeno. Intanto Oltre a saluto tutto il resto. Mewtwo, che grazie per essere passato e facci sapere l'esito del tampone, mi raccomando. Speriamo bene, dai. Dai, incrociamo le dita dei Rajang, gli spezziamo un pochino, no? Cercavo un mostro squinfierire per darti un po' di fortuna, ma non mi viene. Ah, ce ne sono tanto. Esatto. E oltre a salutare appunto YouTube, c'è in chat dicono che manca Roberto. Volete ricordarci perché? Gli facciamo un salutino. Roberto, ciao Robby, lotta insieme a noi, purtroppo già è al lavoro. Esatto. Quindi Povero Robby, è al lavoro e ci segue in chat perché è lì. sfortunatamente lui lavora. Sfortunatamente. Fortunatamente lui lavora. Ok, proseguiamo dopo questo. Adesso cerchiamo di capire anche che ritmo stiamo andando, ma a me non sembra che stiamo andando malissimo, dai. Sono soltanto 189 mostre, quindi ce la possiamo E poi fare. c'ho alcuni ce li sbrighiamo, dai, Sì, ogni sì, sì. tanto. Un Ah, e poi c'è prossimo. la Latreon. Eh sì. Sai che È non proprio ricordo lui. dove l'abbiamo tirato? Ah, ok, sì.
Dall'altro non è questo signore qui, per chi non lo sapesse. Ok. Il panchettone. Panchettone. L'altro è il panchettone. Allora, il panchettone, mentre i ragazzi cercano di ricordarsi che fine gli hanno fatto fare nella tier list, io ricordo della Latreon, legato sempre a Tri, come vogliamo chiamarlo, lo trovo un mostro incredibile. In quel gioco era fantastico il modo in cui alternava tutti gli attacchi, da attacchi dall'alto, attacchi dalla profondità, la corsa, e il fatto che bisognasse organizzarsi per avere quei dannati foracielo, quindi portavi dietro gli oggetti in modo che il fuciliere potesse farsi proiettili di sonno, anche se aveva finito lo spazio, portavi le bombe, facevi le bombe in temporale. Era di un'organizzazione, non lo so, sono quelle cose che comunque, quelle meccaniche aggiuntive in più, perché non è che sia il massimo l'idea di riempire un set di equipaggiamento solo per fare gli oggetti, che però davano qualcosa in più. E il mio primo Alatron lo ricordo perché c'era la cutscene, stavo per giocare, qualcuno a casa mia ha spento la ciabatta su cui stavo giocando, e quindi tutti i miei amici sono andati, hanno visto Pittanza è caduto, è uscito dal gioco, e il mio primo Alatron, e quindi ho questo bellissimo tipo ritorno. è la versione del mio gatto F4 gatto F4 con la Latreon, quindi peggio. ok, allora dove la mettiamo la Latreon? La Latreon l'abbiamo messo in A. Anche la Latreon se ne va in A, un po' a malincuore, eh? Per noi, per gli antromani se ne va in A. Che ha combinato? Perché? Come dicevi tu, nel Tri Ultimate era bellissimo, cambiava elemento, faceva tantissime cose. Poi purtroppo l'hanno messo in World. E quindi ha avuto quel piccolo problema che si chiama multiplayer online. E scaling, multiplayer online. E persone come me e Leonardo, che hanno una brutta connessione e non riescono a giocare perfettamente con altre persone, ci siamo trovati a non poterlo fare semplicemente perché ci arrivavamo. Ci voleva troppo tempo. Io ci ho sbattuto la testa appena settimana, più o meno 30 volte al giorno, fino a quando, con i miei set non meta, perché io odio il meta, e finché ho cominciato a tirarlo giù come un qualsiasi altro mostro. Però obiettivamente non è, vabbè, è giustamente punitivo, ma ecco, lo scoglio del muro dei danni, il cap di danni da dover fare per evitare il one hit KO inevitabile a World, quello non lo so, io mi schiero su chi un po' gli ha dato fastidio, perché ci sono tanti modi per rendere difficile il combattimento, quello no, cioè un one hit KO a priori non lo è. E piuttosto preferisco un modo come hanno fatto con il Fatalis, che è possibile evitare i one hit KO con la mossa eccetera, quello è un po' artificioso, perché ognuno sposti troppo l'equilibrio del gioco di un giocatore verso un unico approccio. Danni elementali solo di un certo tipo e un mood molto aggressivo. C'è chi non gioca così. Okay. Cioè abbiamo 50 minuti a missione. La Latreon, se lo giochi come deve essere giocato, lo butti giù massimo in 20, tranquilla, 20-25. A 50 minuti non ci arrivi, ma per il semplice motivo che se ci stai arrivando vuol dire che ti ha fatto più volte la mossa finale, e vuol dire che non ci arriva ai 50 minuti fino alla missione, perché muori prima. Ok. Poi parlo da studioso del cazzo riguardo a questa roba qui. La Latreon, mannaggia, ecco, alla miseriaccia, lo descrivono sempre come sto mostro del caos, sto coso che c'ha i poteri di tutti quanti, tra gli anziani, tutti gli elementi, e che non riesce a controllarli. Eppure a me sembri un cacchio di elementalista alla World of Warcraft, che li utilizzi perfettamente, precisi sempre come devono essere utilizzati. Sta cosa del caos non l'hanno mai resa bene, se non nel 3 Ultimate. Nel 3 Ultimate era a seconda se stava a terra, volava, gli giravano bene o male, cambiavamo leggermente il moveset, era un po' più frenetico. Al World il taglio fase fuoco, fase ghiaccio. Ok. Io, se non ha nulla da aggiungere Moro? No. Ok. Credo che sia una sorta di effetto collaterale di un tentativo di espandere un po' quello che erano il tipo di situazioni di Monster Hunter ad una
un'atmosfera un pochino, non dico morbo che JRPG, però di creare quelle situazioni uniche legate al mostro, contestuali, che qualcuno apprezza, qualcuno no. Io non le apprezzo purtroppo, perché il bello di Monster Hunter è la costante sfida, sempre diversa, sempre che poi vabbè, se diventi una macchina è ovvio che funziona, sei tu a dettare il ritmo. Però appunto mi piace quando il cacciatore a dettare il ritmo e non una serie di eventi che avvengono per forza, che quello forse anche il motivo per cui si patiscono le cacce grosse come il Lao Shaolong, e via dicendo, perché sei reattivo, non sei attivo. Quindi, e poi vabbè, come dicevate voi, multiplayer online, sono queste cacce che o hai il team online preciso, organizzato, che fa le cose precise, organizzate, o non se ne esce. Quindi, peccato. E Federica lo odia, giusto? Una parola, È lo odia. uno di quelli che È odio. uno di quelli che odi, ok. E fa bene. Quindi Federica l'avrebbe messo più basso, immagino. Sì. Vabbè, ma Federica ha giocato solo World, quindi per lei è un, Ha come capito, dire, è però. uno Z, perché ci ha sbattuto la testa contro tantissimo. Però, Però? l'uniche due volte che siamo fortunatamente riusciti a spaccargli il corno, mi ha dato tutte e due le volte il mantello. Che Bene. Buciaga, Burruciaga, Federica. Quindi io ho solo due mantelli da ladro, Hai non da solo due ladro, solo. mantelli da là, senza avendolo battuto solo quello per la trama, hai fatto. No, quello difficilissimo, a quello difficilissimo mi Sì, nel hanno. senso hai battuto solo quello che è Quello per il necessario a fare i fatale, fatalis, sì. e quello da quello difficilissimo ti droppava i mantelli Sì, così. Toh, vattene casualmente. via, così, e ti ritirava. Bellissimi momenti, ragazzi. Allora, siamo alla Mazzu. Ah. Questo vai, Leo, questo è tuo. Non mi ricordo dove l'abbiamo messo, Moro, quello ce l'hai sotto mano tu. B. La Matsu. La B. Matsu è una Ok. grandissima, eccolo, bellissimo. Esteticamente e concettualmente la Matsuga Matsushi è bello, cioè è elegante, sinuoso. Fantastico. Il problema è che il combattimento fa proprio schifo. Ah, ok, fantastico. Fa Allora, proprio ricordiamo, schifo. perdonami se ti interrompo, perché noi non abbiamo, magari adesso lo facciamo per i mostri. Cerchiamo velocemente una delle prime cose che diciamo da dove viene il mostro. In questo caso viene da Portable Third per PSP. Esatto. Sì. Prosegui pure. Tra l'altro, venendo dal Portable Third sulla PSP, la nostra esperienza come occidentali a riguardo, ovviamente, in teoria quantomeno dovrebbe essere pari a zero. Quindi la Matsuga Matsushi è comunque sia una grossa opportunità che da noi ufficialmente non mi pare sia mai No, arrivata. Generations Ultimate dovrebbe esserci. Che stupido, c'hai ragione, perdonna, No, è nessun vero. problema, nessun problema, vai tranquillo. No, è che purtroppo lo leggo sempre a quella sfera, che avendo giocato invece al cosa, al portable, purtroppo l'ho sempre relegata solo e soltanto lì, perché Va lo so bene, va bene. personalmente, è bello, è bellissimo, ma è uno di quei mostri che purtroppo annoia il combattimento. Perché cosa consisteva? Svolazzava attorno, dovevi sparargli. Vola, lui Vola. vola. La peculiarità della Matsu è che vola, anche ecologicamente loro ti dicono lui vola, non ha i piedi, cioè se vedete le pinnine sull'immagine che potete vedere dietro, teoricamente dovrebbe essere zampe vestigiali, lui non vola, cioè lui non cammina, vola, e non vola, rompe le palle, quindi e ripeto, i mostri che a cui devi correre dietro, gli correre dietro per dargli un calcio in culo e poi andarmene, e purtroppo non era possibile farlo perché dovevi cacciarlo, quindi un calcio in culo non bastava, ci ho provato ma niente. E in chat dicono arrivò in versione HD per PS3? Sì, perché l'HD per PS3 era proprio un porting di Portable Third, quindi era lo stesso gioco. Quindi sì, però anche lì in Giappone non Sì, uscì. mi sembra qua c'era un pre-order su GameStop, ma Non mai, arrivò mai mai, uscito. non arrivò mai. E quindi mi ricordate in B, abbiamo detto, giusto? Così Sì, 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 sì. lo vado a piazzare. Tu Amatsu. esperienze con la Matsu, No, Pitto? non ancora perché io ammetto, Generations Ultimate, di non averlo portato a fondo, 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 fondo. Sono arrivato alla fine del multiplayer. Credo di averlo fatto una volta e aver dimenticato che faccia abbia. Quindi va bene così. Va bene così. Bene così. No, ma comunque da quello che so è identico il combattimento rispetto a quello del Portable Third, se non ricordo male. Se qualcuno sa in dettaglio, corregga pure in chat, non c'è problema. Però
Solo che in Portable Toad era tipo l'endgame, mi pare, no? Sì, era il boss finale, mi sembra. Mm-hmm. Ok, quindi... E infatti tipo lo sconfiggi e si apre il sereno, ecco, a livello di impatto scenico era pure bello, quindi credo di averlo fatto una o due volte nella prima run di Generations Ultimate, ma poi sorvolato. Io devo essere sincero, amo le sfide classiche. Il mostro meno è fraintendibile come forma, meglio è, perché mi piace percepire i suoi movimenti dalle semplici animazioni e vi dicendo non dover badare chissà che cosa, quindi io sono molto tradizionalista, un po' come nei picchiaduro, quindi, e sono scarso, quindi ho bisogno di cose facili. E la Mazzu che svolazza, magari no. Ok, proseguiamo, che io vedo che il ritmo non è male, ma possiamo fare di meglio. Anjanath, allora Federica è contento. Il normale se ne va dritto in C. Il normale se ne va in C, proprio così. Sì. Punitivo. Non è punitivo. L'Anjanath è un bel mostro entry level che ti capisce all'inizio, ti fa capire cosa non devi fare. E è ben telegrafato su alcuni attacchi, poco su altri. Quelli più veloci tolgono meno, quelli più visibili da prima, quindi più telegrafati te li puoi evitare, ma devi sempre tenere il timing. È un buon mostro scuola, però è. Da una parte abbiamo esempi come il Kutku, che quantomeno gli hanno messo le zampe a quel pollo, oltre che a due ali e un padiglione. Questo è un tirannosauro che smocciola. Ok, chiaro. Quindi, bello, però se vogliamo prendere un po' di più. E quel po' di più l'hanno fatto, secondo me, quel Fulgur, con la sottospecie. Con la sottospecie che subito dopo, che sono riusciti a fare, esatto. In B. Che sono riusciti a fare una parentesi dell'Anjanath facilmente rapportabile a un livello di gioco più alto, cioè era un Anjanath a tutto tondo ma con più fasi di incacchiatura e con degli attacchi che anche ben equipati, comunque se il cacciatore poteva rischiare grosso se dava troppo scontate alcune mosse. Ok, nel mentre saluto Ultimate Mark. Sì, non guardi la partita. Purtroppo non c'è la live, uno, e non posso neanche mettere sottofondo perché non ho l'abbonamento, quindi anche volendo non riesco a farlo. In ogni caso, stasera Monster Hunter viene prima del Milan. E, tra l'altro qualcuno mi ha iniziato a scrivere sul cellulare, l'ho ribaltato perché non voglio sapere niente. È su TV9, allora metti su TV9, lasciami sottofondo. Volume basso, mi raccomando. TV8. TV8, sì, scusa. Ah, stiamo già perdendo, fantastico. Bene. Dai, dicevamo, Anjanath, una cosa importante, a me piace moltissimo come il primo, mi piace molto come test, per come mostro test, no? Che, quel mostro che ti piazza a un certo punto per capire se hai giocato, che se giochi a caso non lo batti, e quindi ti devi impegnare un po' di più. Quello che per me nel tri era il Barrot. Qui nel world non l'ho visto male. Il problema è che è collocato nella giungla, nella foresta iniziale, che è una roba insopportabile a livello di alti, bassi, sali, scendi, cunicoli e tutto il resto. E quindi mi cacavo sotto perché non potevo girarmi, gli sparava una fiammata che riempiva tutta l'aria, non sapevi se superava. Sì. Ma non è un punto a favore quello, cioè del costrutto del quale è immerso. Bellissimo. Sì, il panico che mi crea perché non capisco se la fiamma supera le foglie o meno, se posso nascondermi dietro la... Vabbè, comunque detto questo, sì. Comunque è un mostro interessante, dai. Puoi dargli una posizione in più, per carità. No. Va bene C, fa il suo, anche perché sono curioso di vedere chi metteremo in D e in Pozzo Scuro. Pozzo Scuro. Spara, arrivano ci sono su alcuni che non ci arriverai su. Esatto. Allora, prossimo mostro, se non sbaglio, è l'Arzuros. Lazurus? L'hai chiamati? Lazurus si chiama Indy. Come in base l'abbiamo messo in D, sì. Tutti, sì. Tutti gli Arzuros, tutte le versioni dell'Arzuros? Solo il primo, no. Solo il primo. Solo il primo va in D, tranquillo. Solo okay. Il primo va in D. Quanti Arzuros ci sono? Ce ne sono un po'. Allora, ok, tra l'altro
vediamo di togliere così vediamo la D. Infatti, Larzulos in D. E ditemi perché. Perché è il primo mostro che merita questa posizione insufficiente? Vai, Moro. Ma no, no. Alla fine, perché è un mostro molto semplice. Alla fine è un povero yogi che si è creduto troppo. Ma il video iniziale lo trovavi con le mani in pasta nel miele. Quindi... Bellissimo. Sì, è un Winnie Pooh, è vero. Cioè... È un Winnie Pooh che è poverino. Vabbè, è un orsacchiotto. Simpatico, molto simpatico, però no, bello ma non balla. Ok, mi piace. Questa la usate ufficialmente, bello ma non balla, o è... no, è venuta così... Ok. Ma noi sappiamo che dell'Arzos ci sono anche altre versioni. Adesso ho recuperato questa, che è il Red Helm. Red Helm. Ah. Perché questo... ride? Adesso arriva lui. Lui... Grazie a Red Helm inauguriamo il Pozzo Oscuro. Allora, lo zoomiamo bene. Ecco a voi il primo mostro del Pozzo Oscuro. Adesso mi spiegate bene perché abbiamo messo il Red Helm Azuros nel Pozzo Oscuro. Okay. Leo, ce l'hai tirato allora, tu. Come io ce l'ho tirato. Allora, io c'ho... sempre la solita cosa. Allora, bello il Red Helm, è belle le sottospecie. Questa addirittura era una Deviant, quindi doveva essere qualcosa che lo caratterizzava a livello anche e soprattutto ecologico in maniera cicciotta. Tra vediamo tutte quante le altre Deviant sono evoluzioni sono delle versioni molto più incattivite su alcune caratteristiche dei mostri base, praticamente. O di mostri che è difficile che abbiano delle... Oddio, no, sto dicendo cavolate. Vabbè. Che cos'è Red Helm? È un altro di quei mostri di colore diverso. Lui ha la cresta rossa e la pelle, il cuoio dei pugni arrossicciati. Tu dici, bello, gioco, spiegami perché è così. E il motivo è sconosciuto. Okay. Il motivo è sconosciuto, no? Non si sa. Si dice che sia per il sangue delle loro prede. Okay. Ma lui mangia il miele? Poi mangia miele, per carità, si mangia pure i kelbi, il bulfango, quindi uno ce l'ha, per carità, a livello ecologico, una caratteristica anche carnivora, ma come ce l'ha anche l'Arzuros, è un adattamento particolare, no, è un Arzuros più grosso, e a me queste cose mi stanno proprio antipatiche, rimanendo non francese, rimanendo italiano. Ok, ok, no, ricordiamo che comunque Leo fin dall'inizio ha detto che dà molta importanza all'elemento... di lore, di immersività, di appunto di costruzione di quella che è il bioma, il collocamento del mostro nel suo ambiente. Quindi se mi dice il rosso perché è il sangue le vittime, oh sì, vabbè, fa brillante. Capito, oh, cioè, bravo Rob, vedo Rob che scrive esattamente il ghiaccio più ghiaccio. Esatto, esatto. Questa è una cosa che ci arriveremo tra poco, tra l'altro. Ok. Va bene. Per me è un demerito, è una possibilità sprecata. Capcom, hai sprecato una possibilità. Potevi lasciare quello slot Deviant per un altro mostro. Basta. Ecco, ok. Ecco. L'ha detto. L'ha detto. Adesso Capcom verrà a cercarti. Prossimo mostro. Se mi si riprende. No. Ok, devo farlo tornare piccolo. Oh, eccolo qua. Astalos, signori. L'Astalos. Dove andava? L'asta la vistolas. No, non dire cose brutte. Un dolore. Allora, se ne vanno entrambe in A. Tutte e due. Sia il normale che la variant. Ok, quindi... Ok, che avevo fatto partire... Ah, la variant non me l'ha presa nel... Vabbè, fa niente. Non ho l'immaginetta della variant. Ci basterà l'Astalos normale. Perché? Perché? Ditemi un po'. Perché a me è piaciuto molto, devo essere sincero. Anche a noi. Però in vista anche di quello che arriverà, comunque era uno dei quattro flagship del Generation. Ok. Tutti e quattro bellissimi, ovviamente. Tutti e quattro molto molto belli.
ci stava a metterlo in una posizione alta. E invece la variant, che purtroppo è veramente mannaggia, non so perché, forse perché l'ho salvato in un altro formato e non me lo mette nella lista, aveva una sorta di spada laser sulla testa. Non... aspetta, Bolt River Astalos, ok. Bolt River Astalos. Ah, penso se ne sia andato anche lui in Ava, semplicemente perché non aveva quella cosa in più da fare lo scattino per la S, ma neanche quella cosa in meno per finire in B. Ok. Quindi molto molto belli. Facciamo velocissimo se riesco a tornare alla... ah no, ma perché devo farveli vedere i mostri? Facciamo che faccio dietro... spoiler! Faccio dietro le quinte, no? No, ma potevo farlo dietro le quinte, quindi sono abbastanza... non sono furbo. Ok, questo è il Bolt River. Che ci aveva in testa sta cosa? Cioè... la spada laser, però. Sì, sì. Ma... bellissimo. Bellissimo. Molto, molto bello. La Moonlight. La Moonlight di... Dark Souls. Dark Souls, ok, bravissimo, grazie. Okay, poi il figo, ecco, questo per esempio, per quanto riguarda la sottospecie, per esempio i 2 secondi la butto lì. Vai, vai. Nonostante sia letteralmente un Astalos uguale, perché il base e questo qui sono identici a livello estetico, cambia veramente poco, colorazione leggermente del manto, ma l'Astalos si basava sulla piezoelettricità, cioè la capacità di alcuni materiali cristalline di mantenere una carica elettrica e di sprigionarla tramite uno sfrigolio meccanico. Lui lo faceva con il punto colocco che c'aveva sul naso. La Deviant la porta oltre, quindi facendo diventare sta spada di laser di plasma con l'elettricità, sprigionandola e facendo sta cosa fighissima. Questo è il passo successivo che io richiedo, non a cresta rossa. Ok, perfetto, perfetto. ma secondo me perché non sapevano come fare il potere, aumentare il potere dell'orso yogi, cioè mangia più miele, non lo so, ti incollava, poteva magari, non lo so. Va bene, next mostro che me lo vado a riprendere con calma, con l'arte dello smanettamento. Oh, andiamo, già lui. Già fatto. Atalka, signori, Atalka. SR, subito, super in alto. Subito. Sì. Allora, aspetta che facciamo proprio vedere il momento del posizionamento in SR. Ah, vai su. No, prima lo piazzo un attimo e poi lo piazzo in SR. Eccolo qua, Atalka. Ricordiamo, Atalka, boss del multiplayer di Generations Ultimate. Cioè, endgame finale grado G. Nel senso, finita la storia del multiplayer. E finito in SR, perché dai, ricordiamo cosa c'ha di così geniale questo, perché noi lo vediamo solo una con una trave. ti picchia con una trave poi ti picchia con un Dragonator e poi con una ruota. esatto, il robottone. Tendenzialmente questa cosa, la Talcale, la cosa bellissima, quando vieni a conoscenza la prima volta, dopo aver fatto la missione dell'Ao Shanlong, lo pronuncio sempre male, scusate, tu praticamente riesci a fendere l'attacco dell'Ao Shanlong, respingi quello che vuoi, ti parte la cazzo che ti dice invece dall'altra parte tutte le forze sono state distrutte da questa creatura gigantesca e tu non capisci cos'è, un robo strano, sarà il anche per quello. Vai. No, proprio per quello, cioè, abbiamo visto ieri mentre facevamo la nostra lista. Vabbè, andiamo a vedere un combattimento perché nessuno di due l'ha mai affrontato. Io purtroppo grossa mancanza, perché essendoci cascati i cosiddetti con Generation Ultimate, non siamo mai arrivati all'endgame, siamo stati presi dal World e quindi lì è stato lasciato. Ah, che ricordo, World praticamente è uscito prima che arrivasse Generations Ultimate su Switch in Europa, quindi comprensibile che si vada poi dietro il titolo main principale. E stavate vedendo, dicevi? Iniziamo a vedere questo combattimento, ma il mostro è piccolissimo. È un mostro, è piccolissimo. E già questo ce l'ha fatto amare. E poi ha tirato fuori una trave dalla sabbia. E poi è entrato dentro. E poi è diventato un robot.
un robottone. No. E lì la lore è proprio partita. E poi sono stato più o meno 4 ore io a spulciarmi qualsiasi cosa, qualsiasi materiale sulla Valcap possibile. Perché sì. No, proprio bello perché è un mostro complesso, perché comunque cambia moveset in continuazione, prima con la trave che la usa, la fa roteare, te la sbatte in testa. Quando usa il dragonetro è proprio la sensazione di usano le tue stesse armi, cioè contro di te, quindi inizia a essere, sai, a quell'effetto in più. E poi la ruota, la ruota è uno yo-yo, cioè dai, come puoi. E poi il trono dell'imperatrice, quando ho scoperto che si chiamava il trono dell'imperatrice, il robottone, il nome del macchinarione. Ma infatti quando ci sali c'è proprio la parte centrale, che è una sorta appunto di trono, ci sono le parti laterali. È complesso, ma non esageratamente difficile venirne a capo, arrampicarsi, hai abbastanza tempo. E appunto, quando finalmente vedi cos'è questa creatura gigantesca che gli altri cacciatori non sono riusciti ad allontanare mentre tu ti occupavi della Shaolong, ci sta. Sono quei boss finali. Infatti questo lo vorrei combattere in Rise. Come missione extra ci starebbe bene in un gioco con i fili, non sarebbe infatti. Male. Magari è lui la sorgente della lore. Vabbè, chi lo sa. E poi è unico Neopteron, che so, i cosi tipo gli Ornetaurus, cioè quella famiglia lì, a cui hanno dato importanza finalmente. Dopo il Vespoid Regina, che era una cosa che non si vedeva da un po'. Un amante di religiosa che fa il cosplay da faraone SR solo per quello, sì. Ma noi andiamo oltre, riguardiamo intanto come sta andando la nostra tier list. Siamo ancora là e finalmente siamo alla B. Blangonga! Blangonga. Allora. Qui dovremmo andare abbastanza veloci, facilmente, su. Però aspetta. Ma scusa, non è il bambaro? Mi sono perso il bambaro! Questo è il bambaro. Sotto il bambaro, eccolo. Ma aspetta, mi sono perso l'immaginetta allora del bambaro. Bambaro! Facciamolo senza immaginetta. Oh, ragazzi, non so che dirvi, ho problemi con le immaginette. Ah, ok, qui con la live. Sì. Andiamo a bambaro. No, probabilmente è una questione di PNG e JPEG, che non me li carica. A posto. Bambaro, andiamo col bambaro. Allora, il bambaro mi dice C. Io bambaro. Volevo metterlo più in alto, per esempio, questo. Perché? Però... Il bambaro è uno di quei mostri onnipresenti, che quando va nelle terre selvagge è difficile che riesci a ignorare, perché se te vede è fastidioso. Non è semplicemente il danno che ti fa, anche se lo ignori. È grosso, te invade lo schermo, te sposta, ti lancia palle, massi, può essere travi. Utilizzato efficacemente. Travi sì. Sì, li prendiamo. Prendi gli alberi. Cioè, di punto in bianco stai facendo un Rajang e ti arriva un albero addosso. Non ti fa tanto male l'albero, cosa che non è manco troppo vera, però ti espone a Rajang. È uno di quei mostri che sta lì e lo infastidisci. Allora... Allora, intanto invocano il pozzo scuro scurissimo. io non sono d'accordo, non parlerò di tanti mostri perché non li ho giocati tutti in strada, ma in questo caso a me è piaciuto davvero tanto per il discorso che dicevamo dell'Anjanath, la sua capacità di integrarsi nell'ambiente di gioco. Quindi a seconda di dove ti trovavi era molto rischioso, perché quello che poteva farti finire addosso, il modo in cui poteva sfruttare dislivelli, perché se inizia a inseguirti col tronco a correre che non ti lascia spazio, o fai Superman o se ti becchi il momento sbagliato. Esatto, se sei nel vulcano sei finito, se sei nel vulcano ti lancia la pillone di roccia. Se sei nelle lande coralline ti lancia i massi di corallo, quindi ti mette anche lo status d'acqua, che è quella peggiore che possa esistere. E nel mentre c'è Maku, ciao Maku Ruggi, grande, compagno di cacce su Nintendo, Wii, 3DS e via dicendo. Sempre un piacere vederti qua. Bambaro quindi finisce in C. Però mi sta molto simpatico, devo essere sincero, anche perché ho visto
la canzoncina di Amtaro fatta a Bambaro. È una roba che c'è su YouTube. Magnifica. Vedi che l'hanno vista. E quindi c'è tanta simpatia. Bambaro, dopo Bambaro, c'è un vostro amico, credo, forse, che è il signor Bariot. Ah. Diego dell'era glaciale. Ok. Allora, Diego normale lo abbiamo messo nella B. B, ok. Però sento questo... C'è questo sentore di insoddisfazione. C'è un sottofondo di Armentera, sì. Che succede? Ditemi, mentre io metto nella B. Bariot è particolare. Allora, Bariot a livello di estetica, a livello di combattimento, in realtà a livello di tutto quanto, è bellissimo. A me piace veramente tanto. Io non ricordo, Moro, io lo puoi mettere in A, tu non lo puoi mettere A in B. No, eravamo contenti per la B entrambi. Sì, forse abbiamo discusso per la sottospecie. Forse per il rapporto degli altri mostri. Vabbè, il problema del Bariot è sempre lo stesso, ovvero sia le sottospecie che gli hanno fatto. Allora, tanto quella desertica, che se ne va una sotto, nonostante il Bariot d'Ambra sia uno dei miei mostri preferiti dal punto di vista anche di colorazione e delle armature che ci fai, che è magnifico. Ma a livello di moveset, che lo metti da una parte o dall'altra non cambia niente. Da una parte ti faceva il tornadino col vento di ghiaccio, dall'altra parte faceva il tornadino di sabbia. Ma sempre tornadini stiamo parlando, hanno cambiato l'elemento per l'environment in cui l'hanno messo. E quindi di colore diverso, ma con manco troppa fantasia. Quindi uno se ne va in B, un altro, se non sbaglio, stava in C, la sottospecie. Sì. Poi mi sembra che le armature erano uguali, ma una bianca e una... Una bianca e una marrone scura. Bellissimo, a me piaceva tantissimo. E l'infamia del Bariot arriva nel momento in cui Ward hanno fatto una cosa che qui non hanno messo, fortuna, sennò sarebbe stato un pozzo scuro. Del Bariot, come lo chiamiamo noi a casa, il ghiaccio più ghiaccio. Oh mamma, sapete che ce l'ho? Capcom, hanno... E non mi sta funzionando. Perché non va? si sta rifiutando chiaramente. E sta rifiutando il Bariot ghiaccio più ghiaccio, che mi sembra allora... Frostfang. Il Frostfang, sì, esattamente. Sì. Allora, c'hai uno slot mostro nuovo in World, mi stai annunciando un mostro nuovo inedito in World, mi metti perché... una sottospecie del Bariot, ma non solo mi metto sottospecie del Bariot, ma eccolo, ma mi metti un mostro in un ambiente nel cui già ci stava, perché il Bariot già è un mostro di ghiaccio, già è un mostro che sta nelle lande innevate, già sta in montagna. Perché gli hai dovuto mettere i peli e una mossa quasi one shot per differenziarlo? Potevi farmi a sto punto un Bariot arcitemprato per fare la cosa matta, per far mattarello? Fai il Bariot arcitemprato. Questa è una reskin più cattiva. Vai fare un mostro nuovo? Fai un mostro nuovo. Questo non è un mostro nuovo. Non gli hai cambiato l'ecologia, gli hai aggiunto qualche pelo e gli hai messo un moveset leggermente ampliato. A me mi ha fatto incacchiare, che... mamma mia. Vabbè, me sentite poi. Però una bella armatura. Potevi mettere il Camilios, hai messo il Bariot. Che già c'era, però lo poteva scoprire. Ai. Questa è brutta, proprio dire potevi mettere il Camilios. È vero. Ok, grazie al cielo non c'è nella lista, perché questa lista ovviamente era un miliardo di mostri, se ne è sfuggito uno può capitare. Comunque nel caso, da come ne parla, penso sia pozzo scuro. Sarebbe stato pozzo scurissimo lui, categoria a parte. Sì. Ghiaccio più ghiaccio, sarebbe stata categoria ghiaccio più ghiaccio. Prossimo è Bariot, questa volta sì, Bariot. I Bariot sono, ecco che mi ha tolto lo zoom... Bariot, credo che abbiamo fatto una cavolata, sai, non lo so. Potete correggere. Perché normale l'abbiamo messo in C, mentre la variant nella D. Sì, esatto, per me abbiamo fatto una cavolata, mi correggerei adesso. Cioè io metterei la stregua del B e C pure questi. Ok, ci sta. Allora, ricordiamo, Bariot è apparso per la prima volta in Monster Hunter 3, sì. Era un treno, perché comunque... Sì, ai pistoni sopra che fumavano, bellissimo. Il normale si cospargeva di fango per non farsi spaccare la tua bella pelle. E invece quello
il Jade Barrot di ghiaccio. Sì, ghiacciata. Ok. Posso dire una cosetta? Vai. Era molto più bello il combattimento prima delle ultime versioni. Mi sembra che sia stato nerfato tantissimo. Cioè, mi ricordo nel che era... Nel 3 era cattivissimo. Nel 3 era il muro di cui parlava prima, di parlavi prima, sì. Perché mi ricordo quante volte l'abbiamo dovuto rifare su 3 perché tutti fossero pronti e conoscessero i tempi, capissero quella curva del cavolo che faceva senza nessun avviso. E invece negli ultimi Monster Hunter mi sembra un po' più morbido. È un po' un peccato perché toglie un po' la pericolosità, perché un mostro così aggressivo, se gli togli la pericolosità, sembra solo uno scemotto che ti corre addosso e puoi schivarlo, no? Quindi un po' mi spiace. Però vabbè, affetto personale. È stato relegato a quello, il Barrot qui, lo scemotto che corre. Lui e il Kuruyaku che se ne vanno in giro, rommano e li ignori. Sono quelli. Poi. Comunque B e C avete detto, giusto? Sì, 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 abbiamo corretto. Ok, vedi, alla fine il Barrot viene sempre fuori. Ah sì. E adesso sono i compromessi che parlavamo prima. Esatto. Uno bellissimo, ragazzi, che penso che è talmente bello che solo sua mamma glielo dice. Il Basarios. Non Basarios, so. Ogni Basarios è bella mamma, Cantor, che se lo mangia poi. I Basarios li abbiamo messi? Che ha anche una versione Ruby, che qui è piccolina. Ruby, che bello. Il Ruby è bello, dici? Il Ruby era carino, nel senso, era esteticamente simpatico, non aggiungeva niente di nuovo al mostro. Difatti poi la tier, se non sbaglio, darà ragione anche a quest'altra cosa in realtà, però è allora. Basarios e poi il Gravios sono due mostri che, per quanto di base insignificanti perché sono dei wyvernoni de roccia, a livello quantomeno sono uno dei primi esempi di crescita, quindi il mostro che poi è effettivamente la forma giovanile, il Basarios del Gravios. E questi sono quei tocchi che a te... Quel tocco di inutilità, ma era simpatico perché stai sempre bruciando uno slot mostro per una versione più piccola di un altro mostro, ma almeno me lo contestualizzi. E... Allora... Vai, spara. B per il normale e C per il rubino. Allora... Così parla la lista. Scusami, D o B? B. B per il normale... B per Basarios. Giusto, bravo. C per il rubino, la C di rubino, ok. Yes. E ok, ma è sempre come la versione adulta, un cicciotto che pensa di poter volare e fa le scoregge. Che volava, tra l'altro. No, sì, volava. Ci provava a volare. Ci provava e ci riusciva. Poi, se non sbaglio, il Basarios, non ricordo questo qua, se ci provava e falliva, il Gravios ci riusciva. Perché loro si spostavano comunque sia principalmente all'interno delle pozze di magma nei canali dei vulcani principalmente. Entrambi ci provavano, il Gravios ricordo che provava con le alette a muoversi, saltava e poi cadeva e poi cascava. Ma pure il Gravios, in realtà il Gravios non ci prova neanche più, però okay. sono bei mostri. Il prossimo è molto interessante. Il prossimo vorremmo è... la musichetta in sottofondo. Eccolo qua. Bazelgoose. Come si pronuncia? Bello. Il Bazel. Bazelgoose. Proprio perché il Bazel inaugura la categoria Super Memas. Super Memas. Adesso... Se non ci fosse come categoria, ce ne andrebbe in SR, secondo me. Sì, sì. Allora, andiamo a piazzare il Basel prima in S, perché è solo per questione di spazio, in Super Memas. E adesso spieghiamo perché questo mostro che è esordito in Monster Hunter World è in questa categoria. Ditemi un po'. A parte la musichetta. La musichetta è tutto. Sei lì che fai la tua... È incorporata, sì. Fai la tua caccetta contro qualunque cosa, anche una semplice raccolta materiali poteva diventare un disastro ambientale. Ma sentivi questa musichetta e sapevi che da lì a 5 secondi sarebbero cadute delle pigne dal cielo che a un certo punto sarebbero esplose.
ma più delle volte ci ha dato una mano in delle missioni difficili o comunque a tempo. Il uccidi un Rajang in 15 minuti, arrivava al Basel, si faceva la sua smitragliata di pin, volatina, se ne andava e il Rajang era morto. Quindi è quel grande aiuto, che quel grande amico che vogliono bene a tutti. Ok, ok. Ma io so anche che c'è una versione un pochino non proprio. Questo è... Qui non c'è, ma esatto. No, c'è. C'è? Non mi sembra ci sia nella TNT. Sì, c'è. È il primo degli S, il... Il sitting allora, lui è di, per esempio, ecco, dei ranissimi mostri che nonostante la sottospecie sia praticamente uguale sia a livello estetico che a livello di moveset, perché effettivamente il moveset del mostro è identico, cambia la reazione delle sacche, delle scaglie che lancia. C'ha qualche mossetta in più, c'ha il... Però lui trova la sua volontà del stare un pezzo in Super Memas, perché deve, è per il meme, deve stare lì sopra per tutti i momenti belli che ci ha fatto passare. E l'altro l'abbiamo messo in S? In S, perché comunque sia, non in SR come classico, ma comunque una bella anche qui evoluzione dei poteri, ok, delle mosse. E poi perché è sempre quella questione del si adatta agli environment in cui sta. World è molto ampio, World c'ha delle mappe molto grandi, e questo fa sì che l'evoluzione delle sue mosse siano che le scaglie vadano in raggio ampissimo, che la singola pigna se vada ulteriormente ad ampliare, e che quando va a fare il mossone tutta l'arena in metri e metri e metri venga ricoperta da sti affari. Bello, mamma mia, bello, bello. Cioè è esattamente come un mosso fiori viola, belli anche i colori. Poi a livello ecologico lui è un mostro. Beh, anche su World l'hanno reso benissimo il fatto che le scaglie, che sono dei fluidi corporei che riempiono le scaglie, il fluido che che schioppa dai, ecco, fluido che scoppia, che a differenza per esempio degli altri Wyvern volanti che usa il fuoco, lui non ha la sacca di fuoco ma riesce a produrre fiamme direttamente dalla sua bocca, per questo sono molto a corto raggio e fa scoppiare le cose, e che le sue ali non battono, praticamente battono pochissimo. Ward lo vedi infatti che plana, non, il suo volo caratteristico è che lui plana, non batte le ali come tanti altri mostri, lo fa apposta per non farsi sentire mentre arriva, per far piazza pulita a tappeto le bombette. Peccato, comunque, si porta dietro la banda, la fanfara che annuncia il suo arrivo. Tant'è che tu non lo senti volare come tanti altri mostri senti il battito delle ali. Non lo senti, soltanto vedi, neanche quasi senti, sti cose che a un certo punto scoppiano. Bellissimo, fantastico. Sì, la musichetta, allora, il primo ti fa impazzire con la musichetta, l'altro a me l'ansia di vedere questi pigne che ogni tanto si sciolgono, si aprono e capisci... Le cose che sbocciano. Mamma mia, una roba inquietantissima. Ecco. Per me non mi ricordo come è in italiano, quindi rimango su Sitting, Bezelgeese... Basel Gears, come vuoi che si chiami, il primo più figo proprio come idea, il secondo mette più ansia ad averlo davanti, anche se poi non è così difficile in realtà come... No, alla fine combatterlo è molto facile, però è più il fastidio che ti dà combatterlo fuori dalla tua missione. Il disturbo che ti crea. Allora, stavo cercando un attimino di riprendere una, perché siamo ancora alla B e sono le 11 meno un quarto. Voliamo, adesso okay. Ce ne sono pochi che sono difficili, sì. Dai. Beotodus. Vai, inauguriamo questa lapidarietà con... La D di Beotodus. La D, ero sicuro fosse Pozzo Scuro, penso. No. Tra l'altro Beotodus, ricordiamo, primo... Ce l'hai messo tu in B. In D. Iceborne, praticamente uno dei primi mostri che si affrontano in Iceborne. Se non proprio il primo, perché lo trovi proprio al di fuori dell'accampamento. Era proprio nella prima zona. Nella prima missione. Fuori l'accampamento c'era lui che rotolava nella pozzetta di ghiaccio. Allora, perché diciamo D al Beotodus? No, io sono un altro di quei mostri in cui devi correre dietro per abbatterlo. Ok. Va, nuota, fa cose. Palle. Ok. Lui cammina e stai là e cerchi di... E poi è brutto. Poi è un piscine, quindi a noi piscine non piacciono. Ok.
Ok, mi ricordo solo una cosa positiva della missione per farti amici lì, i robetti. Positiva? Sì, erano carini. Io ci ho impiegato una vita per scoprire che usavo l'arma sbagliata, perché io la prima volta l'ho sempre affrontato col corno da caccia. Ok. Poi sono andata con la Switch Axe, che poi è temperato. Esatto, devi fare quello temperato. Per com'è che si chiamano i robetti? Oddio. Vabbè. Mi viene in mente il Popo, però. No, il Popo. Vabbè, comunque per farti amici con la tribù di battere il beato destemprato. Okay. Che non sono i Shakalaka. No, non sono i Shakalaka. Un attimo, un vuoto. Vabbè, ci siamo fregati da solo. I Boa, bravissima, grazie. Adesso ci andiamo a pescare invece quello che avevo detto prima, che per un errore credo di battitura è apparso un po' prima. Ok, Blangonga. Blangonga, è vero. Blangonga. Il Blangonga, il normale se ne va in C. Ok. Mentre la sua sottospecie, quella sottospecie di Blangonga, anche dato il colorito, se ne va nel pozzo scuro. Pozzo scuro. Sottospecie rosse, pozzo scuro. Esatto. Allora, andiamo a recuperare, eccolo qua, il Copper Blangonga. Va nel pozzo scuro perché è inutilissimo? Sì. Da dimenticare. Anche lui non aveva tantissime cose in più, ma lo stesso Blangonga normale non è che aveva questa grande difficoltà. La sua peculiarità era che si toglieva la palla vittura, si puliva il viso nella neve per levarsi la palla vittura, per il resto... Ok. Beh, è anche un mostro molto vecchio il Blangonga, proprio sì, sì, è uno di quei pallidi possibili, probabili... Ci hanno provato a fare una distinzione di habitat tra quello tra il copper e il base, ma non è troppo niente differente dal branchetto, che erano i Blango, che erano gli scimpanzé che già da qualche missione prima trovavi in giro rommare sui picchi. È un Blango più grosso, o i Blango sono dei Blangonga più piccoli, è nato prima l'uovo alla gallina, ma in base è una scimmia bianca, poca la fantasia, simpatico nell'habitat, ma effettivamente soprattutto poi la sottospecie c'ha. Okay. Dimenticabile, appunto. Ok, mentre sottofondo sento dei gatti. Oh, il prossimo è... Il prossimo bit già sai dove va? Oddio, io per me è altissimo, poi... Su in SR. Su in SR, SR come... lo metto subito. Ma c'è anche sì. Il... Purtroppo no, ma andrebbe anche lui su, perché... Sì. Eccolo qua. Brachydios. Brachydios in SR, così debotto. Perché? Posso dire, allora, faccio la mia prima premessa. Per quanto io adesso lo adori, quando l'ho visto per la prima volta mi aveva messo in difficoltà, perché mi sembrava troppo strano come mostro, troppo artificioso, poco plausibile, no? Quindi ero un po' in difficoltà. Adesso lo amo. Voi invece cosa ne pensate? Lo amiamo. Ha dei pugni e fa con il suo muco, fa esplodere le cose. È arrabbiato, è molto arrabbiato. C'ha i pugni nelle mani. Ha le pugni nelle mani. Poi se ricordate la sua final su Monster Hunter Stories, con l'Hunter che lo allenava al sacco per tirare il super pugno. È ancora più bello. No, io ricordo solo di tre Ultimate, che è la prima volta che l'ho affrontato. Era proprio... Arto forte, perché tipo ti raggiungeva in volo da lontanissimo, ti sparava ste power wave di Terry Bogard da lontano, ogni tanto infilava la testa per terra ed esplodeva tutto, non capivi quanto raggio, ti metteva molto in difficoltà. Diciamo che soprattutto nel volo c'aveva lui il flying time da punto A a punto B, era sempre lo stesso, quindi sia che ti doveva raggiungere dal fanculo Sabazia, sia che doveva fare 2 metri, ci metteva sempre lo stesso tempo. Il problema è che da lontano era un po' più inaspettato, quindi faceva sto teletrasporto allucinante. Però bello, bel mostro, bella ecologia, cattivissimo, la sottospecie ancora più cattivissima. Allora, la sottospecie, purtroppo abbiamo ancora un'immaginetta piccola che tra l'altro mi manda. C'è più Regin Brachydios. Tra l'altro, Regin Brachydios, che anche lì è esordito in 3 Ultimate, mi sembra che abbia nello stesso gioco sia Brachydios che Regin Brachydios. Sì, confermo. Sì.
E poi in Word l'hanno un attimo, gli hanno dato quel tocco in più. Cosa hanno combinato in Word? Così, se volete ricordarlo. Gli hanno dato l'arena che meritava, se non sbaglio. Sì, praticamente Lo è affronti, sì, arrivato. nelle terre guida, giusto, Fede, grazie. E man mano che combatti lui si sposta fino a portarti nella sua tana, dove con un urlo chiude le pareti e lì inizia la festa. Comincia a tirare pugni per terra incazzatissimo, tutta Sì. zona lavica, esplode Molto, tutto e tu non puoi molto, molto andartene bello. perché ha proprio bloccato l'area. Fichissimo. No, poi sto pensando al fatto che effettivamente mi chiedo perché le terre guida sono una cosa propria Di di Word. Word, che mi chiedo se potranno essere riprese in qualche modo. Cioè, se in Rise ci saranno queste situazioni di nuovo, in cui i mostri hanno degli scenari adatti per fare queste cose. Anche se credo che essendo il team del portable, diciamo, non andrà su questo, rimarrà molto tradizionale. Prossimo mostro, quindi Brachydos SR. Andiamo come dei cannoni, vai. Vai, Prossimo. vai. Ah, beh, questo. Ma anche questo sai dove può andare. Questo può andare in un solo posto, purtroppo. Anzi. Oddio, o uno o l'altro, devi No. toccare. Beh, va molto su. Lui va in Super Memas. Super Memas, stiamo Vai con uno di parlando. quelli che se non ci fosse sto Super Memas, il caro Baldrom se ne andrebbe tutto giù nel pozzo scuro. Di proprio due Proprio estremi, perché uno o in l'altro. un mondo dove ci sono dinosauri che volano, draghi, scimmie molto arrabbiate, e lui è un cinghiale. Lui è un cinghiale molto grande. Non gli frega niente, lui deve correre e venirti addosso. E quindi va solo che su. Possiamo, come dire, la grande stima per il Bulldrome è che fin dal primo gioco, giusto? Fin dal Sì, primo. Monster Hunter 1. Tu, È chiunque tu sia, che può essere il cacciatore Nabbo, il cacciatore endgame che ha addosso la pelle di Dio, e tutto il resto lui ti piglia, ti punta lui e si ti punta, non gli rompe. frega niente, lui deve solo lui deve correre. Corre. E ovviamente lo fa sempre quando o stai cercando di scappare da un mostro, o stai piccolando e via dicendo, perché. Giusto? Sì, o non stai guardando, hai appena finito di scalare una parete. Io ricordo c'era un bullfango posizionato strategicamente sopra il picco nevoso nel Freedom. Sì. E tu salivi, se non eri veloce a levarti di culo, lui ti aggrava già dai primi metri della salita, Sì, dagli ultimi metri della è salita. vero. Quindi arrivavi là, facevi un metro, se non ti spostavi, lui ti prendeva e ti buttava tutto di sotto giù, fin Ricominciavi dal da punto di capo. partenza. Esatto. Bello, bellissimo. Fantastico. E poi è anche molto romano perché a Roma ci sono un casino di cinghiali, quindi. Cosa? Sì, il È primo dei cinghiali ce vero. l'abbiamo qui in chat, quindi. In chat, in live. In live. Ok. Ah, proseguiamo, proseguiamo. Oh, ok. Il prossimo è il Sideus. Che viene da? Zeadeus. Il Monster Kaidus e il Kaidus Barbadoro. Hunter 3. Il Io lo Kaidus chiamo Kaidus. Sideus perché mi piace Bello. l'idea che sia una traslitterazione, una Dio dei pronuncia, Dio mari. dei mari. Però poi chiedo a te se c'è veramente margine per questa cosa. Una fonica. Bah, in realtà non penso ce ne sia una reale. Io mi è sempre piaciuto il suono duro della C iniziale. Ok, Quindi Kaidus o il ok, Kaidus. ok. Che Allora, loro se ne vanno. Il normale l'abbiamo messo in S, Leo. Mentre il Barbadoro in SR. SR, come mai questo stacco? Bello, 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 bello. I combattimenti erano bellissimi di entrambi. E Barbadoro è più bello, cioè meritava quel passettino in più. Ok. Questo è un altro di quei mostri che è sempre la forma, tra virgolette, giovanile, la forma più adulta o più antica comunque, Ok. che vuole semplicemente farsi i cavoli suoi, perché comunque nel 3 Ultimate la storia era proprio tutto, era il fulcro di tutta la storia era proprio il Kaidus. Quindi il fatto dei terremoti, maremoti, l'inondazione del villaggio, eccetera, era tutto quanto causato da sto coso. E Vai. vedere uno dei primi tentativi di passaggio da forma giovanile, da forma anziana, e anche nei draghi anziani, nei mostri più grossi,
oltre il fatto che lui è uno delle poche veramente apprezzabili dei combattimenti marini, comunque sia sott'acqua, bella l'atmosfera, bella l'arena, il Barbadoro con quella musica allucinante, entrambi. Sì, sì, bello. Sì. Tra l'altro, ricordiamo che il Tri è stato il primo e unico Monster Hunter, Tri e Tri Ultimate, ad avere i combattimenti sott'acqua. I combattimenti sott'acqua che io amavo, poi. Che tranne alcuni casi specifici erano proprio bellini. Poi sono una minoranza, me ne rendo conto. E va bene così. Quando ben fatti erano molto belli. Il sì. Suo, quello, ecco, il Gobud era simpatico, il Jagrus. La Jagrus abissale, più che della Jagrus, no, erano molto belli. Adesso andiamo a tutta una serie di mostri un po' particolari. Tipo il, il Senataur. Sono i tre Senataur. Yes. Questi sono i Shogun Senataur. Shogun, sì, sì. Shogun Senataur. Poi ci sta la Deviant e il Rugginoso. Allora, il normale e la Deviant se ne vanno in A. Allora, il normale e la Deviant. Ah, sono i primi due. Il normale. Sì, sì. E la Deviant. Se ne vanno in A, mentre cerco di capire. Mentre il rugginoso se ne va in B. Questo è rugginoso. Rugginoso, Shogun Senataur e Deviant. Ok, perfetto. Rugginoso se ne va in D, hai detto? Sì, il rugginoso in B. Oh, in B? Terra. B di Bologna o di Domodossola? Bologna. Ok. Domodossola, no? Bologna. Bologna, Bologna. Bologna, sì, sì. Ok, vogliamo parlare di queste bestiacce? Velocemente? Mostri bellissimi, altro di quei mostri di cui avevano il pack, quindi il Brancum, no? Trovavi quelli più piccolini nella sabbia, e loro nelle forme appunto più anziane, e gli hanno dato una grande giustizia anche a livello ecologico con, ecco, questi mostri, come anche poi ne vedremo un altro dopo, il Daimyo, e che cambi li puoi trovare con vari teschi di mostri grossi addosso, ossia le base granchiozzi giganti, lui la forma più votata all'offesa, quell'altro più votata alla difesa, e con bene, dei teschi grossi di altri wyvern sulla schiena che facevano la loro casa. A seconda del teschio che avevano sopra, avevano una specie di gerarchia a livello ecologico. La Deviant molto bella perché trova nella sua nicchia, no, nella sua forza, il fatto di avere un teschio di Glavenus dietro, quindi con le zanne del Glavenus che possono rendere incandescente una lama che è la coda, nel suo caso le zampe allungabili, quindi c'ha questo passo in più rispetto agli altri Shogun Senataur che non hanno un teschio di Glavenus sulla schiena. Rust Razor. Beh, Rust Razor, esatto. Okay. Il terra è di colore diverso. Ok. però bello. Quello di adesso è bello, però bello. Allora, Silma, ciao Silma, non vediamo l'ora di Rise. Guarda, se no non saremmo qui a fare una tier list che alle 11 siamo ancora sulla C, quindi è a cannone proprio. Adesso andiamo avanti, andiamo avanti. Next mostro. Cefadrom. Pozzo scuro. Lui mostro inutile. Inutile. Era un Cephalos più grosso ed è anche uno di quei mostri a cui devi correre dietro. No. È un robo che nuota nella sala. Ah, è uno Street Shark. È un Pleasant con la faccia schiacciata. Un Pleasant piccolo con la faccia schiacciata. È un Seed, va bene. È, okay. Seed. È, la faccia è un Pleasant con la faccia schiacciata e lo odiamo tutti perché lo devi inseguire. Quando devi inseguire un mostro. Quando somiglia a Pleasant, lo devi inseguire. Beh, è andata. Ha lo stesso moveset del Pleasant. Tra il fatto che era sempre sotto la sabbia. Ok, poi correva. Adesso però va un po' meglio, perché il prossimo sono più facili, prossimo. È il Camilios, sì. Ragazzi. Questo vabbè. Questo tutto su in SR. In SR. Beh, mamma mia, quando l'hanno annunciato, che pianto di gioia che mi sono fatto. Lo aspettavamo in World, ma va bene così. Va bene così. Oh, il Camilios, tra l'altro. Questo è di... Che bello. Questo che è bello. È di che Monster Hunter è? Freedom Unite. Sì, 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 infatti. Allora, vediamo, sposto un attimo. No, non si sposta, vorrei vedere la faccia. Guardalo l'occhio che ti guarda. Che l'occhio della madre.
Che ti giudica, esatto, che bello. Tra l'altro, bello il gameplay, bella l'invisibilità, bello il fatto che ti ruba gli oggetti, giusto? Sì. Ti ruba gli oggetti. Chissà se la terranno questa cosa, Infatti. chissà. Per il fatto che ha rubato l'asticella del gatto, mi do da Sì, allora pensare. probabilmente sì, ruba gli oggetti. Bellissimi i set, mi ricordo che era fantastico. Grazie per la precisazione in chat, Freedom 2 Unite. Sì, comunque. Bello, 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 io l'ho amato nel 4 Ultimate, farmato all'infinito, set meraviglioso. Sono Beh, di un stato mago mi contentissimo. sembra, il set era da mago il suo. Sì, c'ha tutta quella atmosfera un po' anche un po' araba, un po' sognante, un po'. Arabeggiante, sì, Sì. molto bella. Molto bello, starei a parlare per ore, ma l'orario chiama. Prossimo è il Oh, con Galala. con con Galala. Galala e il con Galala Smeraldo. Puzzona, la scimmia puzzona. Esatto. Allora, la scimmia puzzona normale se ne va in Super Memas proprio perché è una scimmia puzzona. Ma che moveset c'hai? È immenso il moveset del con Galala. Cioè, si Ha lancia, ti tantissimo. lancia la merda, si mangia i funghi, fa le puzze, va per terra, si rotola su se stesso, che si lamenta quando va per terra, si gonfia la pancia, è immenso il moveset, è di Ti una colpisce varietà. quando muore. Tra l'altro c'aveva quella mossetta con la zampa che ti colpiva, È faceva vero, tanto, è è vero. immenso, Ammetto e di averci l'amore perso che c'ha delle sto mostro missioni. è allucinante, gli sviluppatori lo devono amare proprio tanto sto coso. Ho perso delle missioni perché mi ha ucciso Dopo averlo ucciso. dopo averlo ucciso, quindi non potevo neanche scartarlo. Bellissimo. Bellissimo. Finalmente le simie è arrivato Luca. No, no, questo lo ricordo anch'io. Invece la versione Emerald dove va? Ok. In B, l'abbiamo messa in B, che era solo un colore diverso. Beh, Con un po' no, di. lui aveva qualche cambio sui gusti dei funghi che mangiava, quindi anche sulle mosse ad alito che aveva. Quindi qualche differenza ce l'aveva, però ecco, ricopre la posizione che avrebbe il Kongalala se non ci fosse la Super Memas, sempre quel discorso famoso. Cioè, e tu mi parli di alito, io faccio lo screen dell'artwork e vedo una scorreggiona gigante, quindi sei Sì, sicuro? cos'è una scorreggia se non un alito ma da un altro punto d'uscita? Ok. Mi ha sbagliato uscita. Grazie Alberto Angela, tutto quello. Piero Angela. Va bene, ci sta, a noi ci piace così. Ok, sempre nell'ordine di accelerare un pochino, prossimo. Dare Ah, Moran. Darren Ah, Moran. ok, figo. sì, Darren Moran. Molto figo, molto figo. Eddie. L'abbiamo tirato nella A. Allora, voglio solo ricordare a chi non lo sapesse che il Darren Moran è una versione alternativa del Gen Moran, quindi Versione più piccola, più sì, piccola. non ha l'esclusiva della novità del combattimento, però vogliamo ricordarlo un po' com'è che funzionava. C'era solo Era la. un combattimento in due parti. La prima parte l'affrontavi su questa nave che volava sul mare di sabbia, dove il Darren Moran, e più avanti spiegheremo anche il Gen Moran, ti veniva a dare le spallate alla barca per distruggerla, dovevi assediarlo, colpirlo e Sì. tutte le cose che si fanno su una balena gigante. Sì, perché lo potevi infiocinare, arpionare, salirgli sopra, picconare. Poi la cosa bellissima è che se ti faceva cadere, tu finivi nella sabbia, no? Perché la nave. Ma ti tiravano dietro con il Esatto, il solcaduno è con la velocissimo. Tu ciambellina. dicevi: sono perso ormai, no? Sono morto. Invece ti aggrappavi e smanettavi per tornare su e ti recuperavano. C'era quell'elemento in più molto dinamico, molto simpatico. Bello, Poi la bello. parte dopo era siamo sulla nave parcheggiata con tutti i cannoni puntati e lui avanza, dovevi rompergli le zampe per fargli abbassare la fronte, salirgli Era il sopra, Moran quello, picconarlo. Ma no? tutti e due mi sembra, anche il Darren dovevi. Io non ricordo come se uno dei due avesse una. No, Gen Moran, Darren Moran. No, sì, la stessa meccanica. Forse ricordo uno che si dovevi solo fare la seconda fase, però. Memoria che vaga. Però il punto è quello, sì, c'erano quelli che gli pizzicavi la zampa, lui ogni tanto si girava, faceva sto urlo e cadeva. Gli entravi in bocca per vedere di prendergli le cose. Di tutto, c'era di Sì, le tutto. perle, era molto bello.
Assolutamente. Sì, facevi il dentista, esatto. Lui è un grande fraintendimento. Lui pensava volessi ucciderlo, ma tu volevi solo fargli otturargli la gara. Esatto. Solo pulizia dei denti con le bombe antidrago. Esatto. Il prossimo è un signor mostro. Sì, entrambi dall'Amador. Ah. Li abbiamo messi in A, caro Leo. Eccoli qua. Caro me, io lo so. Sì, caro Vitta. Caro lei. Caro lei. Scusi lei. Dall'Amador e Shadalamador. Bellissimi. Ma perché sono colossali? Cos'era? 4 sempre, giusto questo? Sì, 4-4 altri, così. Il Dall'Amador purtroppo trova questa infamia dell'essere uno di quei mostri che c'ha quei combattimenti meccanici brutti. Mi spiace perché il mostro c'è un'estetica allucinante. Entrambe parlo per ovviamente sempre entrambe anche la sottospecie, ma che non ti dà la possibilità di spaziare con la fantasia sul come e con che tempi cacciarlo. Sapevi che dovevi andare a colpire quei punti specifici per andarlo in tempo di lo per farlo comunque sia tentennare, per farlo cadere e poi tutti quanti sulla testa. Era proprio meccanico, quindi per quanto bello, incredibile fosse, bella la mappa, bella attorcigliato su sto picco, fantastico, però che palle. Diciamo che devono trovare ancora il modo funzionale di fare i mostri grossi, 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 farle divertente. Ancora forse non ci sono riusciti. Ma neanche col World ci sono riusciti in realtà. Lo Zora Magda lo so. E Zora Magda, lo so, ma pure su scala più piccolina possono essere il Behemoth o il Sapigiva. Boh, non so, non convince. Provano, vediamo un po' se prima o poi la chiappa nel modo. Va. Allora, l'abbiamo messo di Dalamador, li abbiamo messi in A. Prossimo lo zio Joe. Mamma mia. Piccolo Joe. Ok. Perché non abbiamo tirato in Super Memas, ma va bene. Beh, zio Joe in Super Memas, come fa? Non c'è. Lo mettiamo adesso in Super Memas, ragazzi. Lo mettiamo subito, vai. Super Memas. L'abbiamo messo in SR. Noi il normale l'abbiamo messo in SR. Allora, facciamo così. Devil Joe normale in Super Memas e Savage Devil Joe in... SR. Quindi è SR, sì, dai. Ok. Tutto è unico, è iconico. Appunto, diciamolo bene, questo qui mostro che esordisce in 3, sì, prima di Portable Third. E perché Super Memas, ragazzi? Assolutamente, due o tre cose al volo, perché a parte che è un'ansia paurosa sto mostro, perché il Devil Joe prima del Buzzel era il mostro che era presente in tutte quante le mappe, lui era il predatore perfetto. Era l'invasore perfetto, lui andava lì solo per mangiare, lui non interessava che ci fosse carnivori, erbivori, mostri di roccia, gatti, cacciatori, lui doveva mangiare. Allora, lui mangia anche la sua stessa coda per la fame. Esatto, nello specifico ricordiamo, praticamente cosa succede? Monster Hunter 3, tu fai il low rank, inizi ad avere anche una certa fiducia nei tuoi mezzi, inizi a padroneggiare la situazione e poi arriva l'high rank. Credo nell'high rank, credo che non so se è proprio la prima missione dell'high rank, però se non è la prima è la seconda o la terza, è la prima. Kurupeko. La prima con il Kurupeko, sì. Caccia il Kurupeko. È la prima che c'era, mi ricordo anche la zona, non ricordo il numero, ma c'era lì, c'era, cioè lui entrava, come cosa arrivava lui arriva. Ambiente instabile, danger, quello che vuoi. Tu dici vabbè, finora cosa ha chiamato il Kurupeko? Ha chiamato il Gran Jaggi, Massimo ha chiamato la Ratian. Dice, vabbè, chiama chi vuoi. E fa sto verso che non si capisce chi è, perché tu la prima volta, e sbuca da sottoterra questo coso gigantesco. Che si inizia a attaccare tutti, il Kurupeko, i cacciatori, chiunque. A lui non interessa, lui ha solo fame. A lui non... E tu ti chiedi... E ti chiedi perché il Kurupeko l'abbia chiamato, solo che non fai in tempo a realizzare tutte queste cose, sei morto. E quindi è... Bello il mostro, bello il concept, bella la musica, era prima del Buzzer appunto, questa musica personalizzata che ti metteva un'ansia allucinante. E Memas, perché le caramelle gli mettevi a terra, no? le carni avvelenate, le carni soporifere, le carni paralizzanti, tutte queste cose lui andava a smangiucchiare e speravi quindi che prima o poi bloccasse qualche cosa. E,
tutti presente, fastidioso, bello. Ma poi è nelle versioni recenti che lancia con la bocca, prende in bocca gli altri mostri e li lancia. Sì, solo in World, sì. Questo è in World, che in World fa le Tough War e si mette in bocca il mostro e ti cimena, è ancora più memas. Sì, che poi Voracio, sì, tra l'altro, prendeva sempre il... Lo Dogoron. Lo Dogoron. Sì, lo Dogoron. Dogoron, Tobi Kadachi e... Il Gran Jagras, anche il Gran Jagras, sì. La Turf War con il Rajang. Vabbè, la Turf War con il Rajang. Quella con il Basel. Ok. Rajang e Basel, le Turf War sono fantastiche con Devil Joe. Vabbè. Comunque è diventato iconico il Devil Joe, c'è poco da fare, è abbastanza simbolo. Cattiveria pura. E piccola nota al volo, già il Devil Joe era un problema, è questo che si vede in piccolo, però è Savage Devil Joe. È uno che sempre in rage c'ha i raggi fotonici drago ancora più potenti, no? Perché... Sì. E abbiamo visto ieri in Generation Salty che c'è la mossetta che si mette sulle due zampette e inizia a camminare così a testa e a sparare sto soffio drago. Ok, ragazzi, è il momento di... È ridicolo perché è tutto grosso e c'è queste due zampette. Sì. È vero. Ma è il momento... Ma che no, non è il momento Diablos. Non è il momento del Dodogama, è il momento del Diablos. Parlando di iconico, ditemi voi, ragazzi. Diablos, dove l'abbiamo messo? Allora, Diablos comunque altro mostro iconico, fantastico, e un bel erbivorozzo che ti caccia per il semplice motivo che stai invadendo il suo territorio, un bel mangia cactus con le controcorna. E ricordiamo che il nero è semplicemente la femmina, quindi la nera, la femmina in calore, quindi possiamo dire che effettivamente tutte quante le Diablos, i Diablos neri sono delle grandi professionisti e... signorine, buonasera. Allora, normale e deviant in A, mentre la signorina in S. Allora, normale e Deviant in A, e la signorina e la Bloodbath. La Bloodbath è femmina o è la versione incazzata della femmina o del Diablos normale? Questo non è l'incazzata, ricordo. Incazzata, no, portate, è una specie a parte, quasi una specie a parte. Quindi è un trans, a livello ecologico, sì, a livello ecologico non mi sembra che ci abbia delle differenze tra possibilità di essere maschio o femmina. Il cielo, Bloodbath ciclo pesante. No, non si fanno queste battute in live. Comunque, il Bloodbath pare che sia, appunto, abbia sviluppato questo terzo corno, questa deviazione, perché sia un Diablos che sopravvissuto a tanti cacciatori, e questo gli ha permesso di curarsi, di rigenerarsi, di imparare le mosse, di essere più terrificante. Grazie, no grazie. Mi va bene il Diablos base, mi accontento di questo. Un bel palo nel sederino, ecco, questo mi ricordo come le prime volte che lo cacciavi. E beh, comunque, vabbè, è uno dei mostri simbolo. Ed è uno delle teste, dei teschi che trovi sulla schiena. Dello Shogun. Del Daimyo Ermitauro. Il Daimyo, è vero, hai ragione. Ok. Next mostro. Oh. Tant'è che il Daimyo lo diciamo dopo. Next mostro è il Dire Miralis. Ah. Il Marmittone. Così chiamato in onore a quello che ha sulla schiena. Ecco. Dire Miralis, il Dire Miralis, penso cioè, abbiamo delle estetiche più belle che ci siano tra i mostri grossi. Ma a differenza di tutti quanti i mostri grossi, purtroppo, ecco, che bello, dove vuoi generalmente scalarli, messi andarci sopra, picco naga, l'arena molto piccola, a metà combattimento tra sott'acqua e sulla terra, e vai avanti a POC, cioè vai avanti a distruggerci i nuclei di magma e finisce così in maniera molto anticlimatica. Okay. Quindi tanto brutto il combattimento, tanto bello il mostro. Difatti va in B, l'abbiamo messo in B. Tra l'altro, Dire Miralis è comunque uno dei Black Dragon in teoria, no? Uno dei draghi dei Catastrofi. Drago dei Catastrofi, sì, insieme ai Fatalis. Sì. In teoria, eppure non riesce a esprimersi. E ricordiamo che praticamente è il mostro di fine multiplayer di. Sì, di fine multiplayer, non di fine. Di Tree Ultimate.
Quindi uno si aspetta dopo essere passato dal trial. Ricordo io che dalla Latron a questo. È stato un po'. Non è stato così soddisfacente. Cioè, che però apprezzo l'impegno di aver voluto fare un'ant fusa tra terra e acqua, visto che la Latron non Sì. aveva quell'elemento. Next. Next abbiamo. Eccolo. Oh, il dodo. Il dodo Ma col quanto è grande bello il cuore dodo. va in super meme, solo perché è molto molto bello. Non poteva essere tirato in parti basse della lista, quindi l'abbiamo messo in alto come sta nel cuore di tutti. Ma come succede che stia nel cuore di tutti? Ma per il costumino del Perché Pughi o proprio perché? per il costume del Pughi anche, ma perché è grasso, cioè una lappagoggia Ciabi, è gigante. È ciabi, non si ciabile, lì dice, lo vuoi solo proprio. abbracciare fortissimo, lo C'è vuoi lo squintino coccolare. lì. Cioè, che al Ma lui è contrario. un altro di quei mostri che Vai. si fa totalmente i cavoli suoi, che lui sta sottoterra, sbuca la capoccetta e non ti vuole neanche rompere le scatole. Tu Poi prendi la sorride, mappa solo sorride perché sempre. sorride, è solo perché in sovrappopolazione ogni tanto tocca andarla a battere, sennò sarebbe, non so, il mostro, il compagno per la vita di tutti quanti i cacciatori, secondo me. Che tra l'altro, al contrario del Jagras, cioè il Dodogama è grasso sempre. Cioè il Jagras si gonfia perché si mangia qualcosa. Invece il Dodogama è proprio sovrappeso di suo. Sì. Funziona così. Ha Vabbè. la pelle grossa, a differenza di alcuni che hanno le ossa grosse, lui ha la pelle grossa, Vabbè, più spessa legra. perché deve resistere alle alte temperature del vulcano. Ok, anche lui una novità di World. Scucchione. E scucchioni ce ne sono altri, però è adesso il momento Anche di un altro che mi piace parecchio, lui. Un altro vostro amico di ieri. che tra l'altro credo che sia, cos'è, uscito in Portable Third per la prima volta e poi si è arrivato in Portable, Ultimate. sì. Il Duramboros, che dov'è? Dov'è? Ok, esatto. Il fare painted. Esatto. Allora, il Duramboros normale, però perché il Duramboros non può volare, ma lui non lo sa, e lo fa uguale, schizza in Super Memas. Sì, concordo tutta la vita. Lui era uno dei primi mostri minigioco dove potevi avvicinartici durante il suo vorticare da Beyblade, sperando, no, capendoti, prendendo il tempo e evitare la coda. Quindi era un minigioco, era un platform, c'era anche del platforming nel Portable Pensalo in Word con l'uncino. È stato divertente cercare di prendere la coda al volo. che bello. Inizia a Le girare. Oh. corse ad andargli a menare la coda per spaccargliela, per poi poterla picconare. Un bel mostro ecologicamente, pure questo è un altro mostro d'ecologia, un altro erbivoro che si fa i cavoli suoi, ma non troppo, che sulle i gropponi tipo cammello, effettivamente là c'ha tutta quanta roba, le cibarie varie. Praticamente è un bambaro più massiccio, perché un po' me lo ricorda il bambaro. Che poi nella Sì. coda ci fai un mondo Sì. locale con corpo. Sì, è enorme, quindi anche la coda spaziosissima. Vabbè, sempre un wyvern brutale, quindi la struttura è Infatti. sempre come anche il Brachydios, struttura la stessa. Abbiamo detto in Super Memas l'originale, la variante Rust La Durambo. variante Rust l'abbiamo messa in C. In C. Dimenticabile, poco di più della normale. Tutto qui. Non fa granché. Okay. Fa il compitino, fa il compitino. Vai il Prossimo! compito. Oh! Ah, qui è Ci abbiamo amico. pensato un pochino. Ci siamo messi lì un attimino a capire Più o meno 0,3 secondi. più o meno come fare, e tutti e tre in SR. Non Allora, per se ne sapere esce. di cosa stiamo parlando, Fatalis, Crimson Fatalis e White Fatalis. E mi permetto di prendermi un secondo per chi non c'era. È vero che sopra c'è Super Memas, però a livello di qualità fine a se stessa SR è il top, è il Sì. massimo. Quindi eccolo qua, Fatalino. Ciao Fatalino! Oh. Che dire di questo mostro che è presente nella serie dal primo episodio, giusto? Oh. Fatalis si potrebbe fare una live sola su tutti quanti, no? Fatalis è uno dei pochi mostri su cui ci sono effettivamente documenti in game ricorrenti e ricollegabili. Non entro troppo nello specifico, ma comunque è uno di quelli che
citati prima, draghi della catastrofe, Black Dragon, delle profezie che hanno distrutto il mondo, o perlomeno ci hanno provato, che sono talmente furiosi da odiare tutti, mostri o cacciatori umani, qualsiasi cosa. Loro volevano la distruzione. Poi vai a capire cosa è successo, la guerra, eccetera. La guerra li ha cambiati, come si suol dire, ma... sono fantastici, belli, 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 combattimenti epici, l'arena di Shraid, il castello sempre dedicato a loro, bella, senza eguali, a livello ecologico hanno anche vagamente un senso, il bianco è il pinnacolo dell'anzianità dei Fatalis, e più il Crimson, un bel adattamento al territorio, un mostro bello appunto, nonostante la sua classicità da drago, ma è bello. Hanno fatto proprio con Fatalis. Ma il White Fatalis che arriva con la luna nascosto dalla luna. L'eclisse. Mamma, l'eclisse. Oh, si apre il portale e lui è... Come si fa? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. C'era anche una variante del Crimson dove era quattro... sì, quattro alti c'era il Crimson Fatalis. Mm-hmm. Ma anche White Fatalis c'era nel quattro alti. Sì, c'erano tutti e tre, mi sono sbagliato. Tutti e tre. Giusto per... Cosa faceva stasera un Fatalis? Ah. Per sottolineare di quanto il 4 Ultimate sia il migliore. Ma Pozzo Oscuro sta cercando di ribellarsi e salire le posizioni, ho capito. Sì, Pozzo Oscuro sta salendo piano piano, vuole scalare la... Ah, oddio, che è successo? Dai, con le freccette. La freccetta. Oddio, meno male. Sì, devo aver toccato qualcosa, e vabbè, i momenti belli. Prossimo mostro che è dopo il Fatalis. Qui mi pare di vedere tutte quante cose abbastanza veloci per un po', dai. Gammot. Sì, però li devo trovare io sull'immagine, Leo. Gammot, un altro flagship, un altro bellissimo mostro. Entrambi no. Un altro di quei mostri che anche la Deviant comunque sia aggiunge qualcosina. Non c'ho tanto a dire. Il Gammot c'ha un bel combattimento dinamico per quanto sia grossa la stazza. Dovevi stare attento ad alcune cose per la neve del cacchio, eccetera. Lui si scrollava e tutto. Un bel mostro. Bello. Ok, l'Elder Frost aveva qualcosa di diverso a parte la crepa nella testa. Che bellissimo. Cioè, aveva un atteggiamento differente, era molto più aggressivo. Era anche più grande, forse. Chi lo sa? Sì, era molto più grande. Non ricordo ora le corone, le dimensioni, però era sicuramente più grosso. Mi piace proprio il fatto che ci abbia la testa crepata, come dire, un anziano che ne ha viste di tutti i colori. Infatti, Elder. Andiamo avanti. È il pro. Allora, questo è il Gendrom. Sì. Sì, Gendrom. Io qui ho fatto una rivoluzione, ho alzato una rivoluzione, una guerra intestina per i Drom e per i Prey. Perché io avrei messo una categoria a parte sotto Pozzo Oscuro, perché per me sono tutti quanti allo stesso livello. Per me invece meritano, perché sono tra i mostri che fanno scuola, che aggiungono difficoltà perché comunque si muovono sempre in branco e li trovi a collarsi ad altri mostri mentre cacci qualcos'altro. Ognuno ha delle bellissime ecologie e hanno delle belle caratterizzazioni, tipo il Genprey e il Gendrom prettamente desertico, paralizzava con le zanne lunghe e poi li zompava addosso e faceva anche un bel po' male. Sì, giusto per quella... Quella voglia di dolore, di paralisi quando ti serve, non so. Bello, sì. Ok. Ed è finito dove? Nella C. Ok. Dai, onesto, dai, una posizione onesta. Appunto l'espiegazione alla fine. Non ho preteso troppo, ovviamente. Anche perché non poteva, in alto non poteva andare. Perché lui è del primo... No, il Gendrom l'hanno messo dopo. Se non Unite. Sbaglio, all'inizio c'era... no, Freedom 2 forse. Freedom 2. Freedom 2, okay. Sì. E poi c'è anche il suo amico. C'è un altro. Il Gendrom. Jadrom. No? Il Jadrom. Lui. Il Jadrom invece se non sbaglio, affaticava. D. Lui finiva nella D. Ok. Jadrom forse troppo simile al Velocitrom che vedremo dopo, è praticamente identico, veramente poco, giusto
il colore cambiava, ma perlomeno aveva qualche mossa caratteristica che ti sputava, a differenza del velocitron. Lui sputava, almeno. Comunque, col tempo vedo che sta venendo fuori spesso che alcuni mostri che ricordiamo in Freedom 2, Unite, magari erano già nel già in primo Freedom, e altri che pensavo fossero nel Freedom erano nel 2. Cioè, l'epoca PlayStation, credo che il grosso dei giocatori sia arrivato con Freedom Unite e basta, no? Con la versione... Sì. Quindi perché vedo penso, che... Penso di sì, sì. Perché noto che a volte siamo disallineati sui primi episodi, quindi credo che Freedom Unite abbia senso. Ricordarsi poi chi è entrato cosa nei primi 2-3 titoli è difficile, perché comunque si erano titoli molto simili nella struttura, nella grafica, nella... Vabbè, storia poco, però... Vabbè, Freedom 2 e Freedom Unite sicuramente, no? Perché mi sembrava che fossero tipo una sorta di espansione uno dell'altro. Ok, ma adesso arriva, ragazzi, cartuccione. Eccolo. Proprio... Mamma mia. Adesso togliamo perché dobbiamo vedere lui. 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 Bel sorriso. Sì, bel sorriso, sì. Ragazzi, il Gigi Nox, che non è il capostipite dello schifo, però... Perché è una... ha due bocche, fa schifo. Cioè, ha comunque due bocche. Ma in realtà ne ha una, dai. Dai, è una. Il fatto che una le confonda, le due, un altro conto. Ha la bocca come il culo, cioè... Sì, anche come la fascia come il culo. Come il curupeco. Come il curupeco, esatto. Ne ho trovato intanto Demon Aranox. E... Niente, che dire, lui e il suo amico che ho sbagliato a tirare giù l'immagine, comunque, che si chiamava tra l'altro Baleful. Allora, il Gigi Nox era velenoso. Bello che era. E il Baleful era anche tuono, mi pare, giusto? Se non ricordo male. Comunque... Sì. Stava appiccicato al soffitto del Monster Hunter 3. E era tipo un po' horror, era un po' una roba inquietante, perché camminava sul soffitto e tu dovevi usare le bombette razzo per tirarlo giù. E... Può aspettare che si allungasse verso il terreno per succhiarti e menaglie sulla testa. Sì. Esatto, perché si collegava dal soffitto a te, faceva questa animazione dedicata in cui dovevi liberarti, e intanto gli altri Hunter lo picchiavano. Picchiavano solo lui. Bello bello, al buio poi... Una roba fantastica, perché c'erano le arene in cui dovevi accendere le torce, altrimenti era al buio. E lui c'aveva appunto la bioluminescenza sulle parti verdi qua e sulle parti rosa qui e sulle parti verdi qua, e su quell'altra sottospecie, bellissimo. Lui è un altro su cui pure a livello ecologico ci si perderebbe un mondo. E lui finisce? Lui finisce normale in A, sottospecie in B. Ok, che tra l'altro la sottospecie non la vedo in lista, quindi va bene così, l'abbiamo vista comunque. Eccola subito dopo. No, quella è la cosa, quella è la Deviant. Ok, la Deviant comunque. È la Deviant, vabbè, mettiamolo in B per sì, rappresentanza del... Ok, ma la Deviant invece, attenzione perché me la stavo... No, infatti, non... niente, c'è un piccolo... Qui per qua tra Deviant e sottospecie, ma va bene, ci siamo spiegati. Il prossimo è un altro signor mostro. Il Belfo. Prossimo è... Allora. Glavenos. Allora, Glavenos, qui troviamo una cosa su cui abbiamo concordato sia che Moreno, ovvero sia che la sottospecie integrata in World sì. In alto della base. Abbiamo trovato un altro. Ok, perché Federica è l'unica, dice io preferisco la Sidic Glavenus rispetto alla Glavenus. Allora, il Glavenus già c'ha di per sé un concept fantastico, questo dinosauro con sta coda ossea barra minerale che la surriscalda con i denti, vabbè, è tutto il comparto suo. L'acidico invece, anche qui lo porta molto più avanti, oltre che cambiare l'habitat, cambia le abitudini e cambia l'effetto che ha l'habitat su di lui, cioè quindi la saliva non è più, la bocca non è più particolarmente adatta a surriscaldare, piuttosto come a mangiando carcasse o roba un po' più bassotta, è
più ricca di sostanze acide e quindi ha quell'effetto corrosivo sui metalli della lega della coda che lo rende appunto, fa quella specie di crosta, di incrostazione tartarea sulla coda e c'ha appunto le varie fasi di combattimento. Bellissimo, bellissimo. Quindi la... no. Il moveset è diverso. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Uno lo utilizza come più una spada lunga, lui l'acidico più come una spada lunga, mentre il glavenus normale più come una spadona. Ok. Gli attacchi più pesanti, attacchi più lunghi, lui invece attacchi più precisi, lui fa gli affondi, fa delle mossette molto più sinuose, sì. È molto differente. Bellissimo. E vanno in classifica dove? Normale in A, mentre l'altro se ne va in S, fa il suo scalino in più. Ok. Ricordiamo che il normale è stato introdotto in Generations, mentre l'acidic è di World. Iceborne. Ok. Il Deviant chiede Amy. Ah, il Deviant. Il Deviant l'abbiamo messo in A. L'abbiamo messo in A come il base. Ok. Che Emil è molto contento di fare il morte più morte il Deviant. Io questo l'ho farmato molto, ricordo, nel Generation Ultimate. Non l'ho trovato mai troppo più uno scoglio di quanto poteva essere il Glavenus normale. Okay. Poi in particolar modo con il coso, lo stile ombra, questo andava via come l'acqua. Sì, sì, lo stile ombra su certi mostri effettivamente era proprio fatto apposta. Andiamo oltre. Gobul. Right in my cocoro. Ok, Emil, qui ci ricordiamo, questo qui amichetto nostro. Oh, che dire, dove va il Gobul? Il Gobul se ne va nella C. Per quanto bellino comunque sia, ti insegna a nuotare bene. Ti insegna a nuotare che se lui usa il soffio per attirarti devi poggiare una bomba per terra. Ok. Che la mangiava. Sott'acqua, no? Vero. No, diciamo che era bellino prendere la rana, pescarlo, mettersi tutti e quattro in fila, vedere chi avrebbe pescato il Gobul, ma non doveva vederti, queste cose qua. Era molto ispirato comunque, per quanto base era molto ispirato. Sì, che denti perfetti, guarda che bel sorriso. Ma poi il fatto che luccicava, ti accecava, se glielo potevi rompere il peschino. La protuberanza, no? Molto, c'è? Molto vecchio. Mi sembra che i vecchi Monster Hunter sfruttano molto di più l'ambiente. Mentre io ne parlavamo anche prima con il Bambaro, parlavamo dell'Anjanath. Sono tanti, il Tobi Kadachi, che dopo ci arriveremo. Il Tobi Kadachi ha praticamente un'arena tutta quanta per lui, lo dogano uguale. Però sono i mostri che sfruttano l'ambiente. Qui negli altri mi sembra che anche il cacciatore sfrutta più l'ambiente, come dicevi, per pescare. Vabbè, prima è tutto quanto più flat, però. Prima era tutto quanto su un piano unico. Al massimo c'erano i siege, come appunto per il Lao Shan, i mostri grossi, dove potevi zompare di sopra, ma era molto più rara la situazione nella quale eri tu piegavi l'ambiente, tu giravi intorno al mostro al massimo. Dal 4 Ultimate, dal 3 Ultimate con i combattenti sott'acqua, e poi nel 4 Ultimate con la verticalità e nel World con l'ampiezza, ci sono state tutte quante appunto il cambio, dove anche il cacciatore andava a utilizzare l'ambiente per cacciare. Quello è una prima al massimo avevi le colonne per il Diablos, lo facevi sbattere, esatto, su una colonna, lui si incastrava, il parafulmine per il Kushala, ma che comunque non faceva parte dell'environment, però ok. Allora, avanti. Prossimo, okay. Uno dei miei preferiti in assoluto, Gogmazios. Gogomagico SR. Petrolio. Sì. Petrolio, pece. Petrolio. Pece. Pece di petrolio. Ti piace il petrolio. Più pece, direi, più proprio appiccicoso, esplosivo. Lui aveva un'armatura allucinante, bellissima, questi colori cangianti del petrolio. Ma ricordo un sacco di cose, avevi le diverse fasi, avevi il cannone che doveva colpirlo, doveva essere nel punto giusto, il laserone, la figura sul collo, inquietante.
Lui aveva, era proprio il classico mostro riuscito bene del, ecco, dell'usare la fortezza in maniera efficace per abbatterlo, quindi appunto i bloccanti, i cannoni, le baliste e banalmente uscire dalla mappa, cambiare stanza nel momento in cui stava per fare il super mossone e rientrare dopo 10 secondi più o meno. Quindi bellissimo. Lui aveva il Dragonidor che lo trapassava da parte a parte, poi... Quindi rompergli quello per poi utilizzarlo su di lui era... è vero che gli rompevi la punta acuminata, gliela lanciavi. Guarda, parlerei per ora del Gogmazios, ma direi che dobbiamo andare oltre... Oltre, ed qua... ecco il... Oh, cioè... Un altro amato. Beh ragazzi, qui... Gorbagala. Sì. Mamma mia. Gorgamale si è sexy, hai proprio fatto una buona... Per questo S di sexy, il Gore Magalli, come lo chiamavamo ai tempi, va... Lascia perdere che amici hanno fatto il fotomontaggio con la faccia di Magalli, sì, davanti al... Magalli, sì, era la copertina del 4 Ultimate con Magalli. Vai in S, bellissimo. No, non sono in ordine qua. E bellissimo anche perché, beh, oltre ad essere esteticamente incredibile, portava tutta la meccanica della Frenzy. E... Sì, poi te la metteva addosso, dovevi picchiarlo per toglierti il malus e diventava un bonus. Era tanta roba. Sì, okay. Sì. Poi si apriva tutto. Era un action figure gigante. Questo è stato il primo mostro che... Poi la finisco con queste cose di ecologia. Flying Wyvern di base, e poi scopri essere la forma giovanile di un drago anziano. Quindi è l'unico mostro stesso che fa il passaggio da Flying Wyvern a drago anziano nella sua linea di età. Ed è bellissimo, soprattutto perché, cioè, a me piaceva tantissimo quando cambiava totalmente la mia. Quando andava in rage, diventava tutto scuro, uscivano queste antenne. Sì. Che apriva al mantello e quindi se si alzavano le antennine. Più altro ci poi vedeva, in questa lista manca il Chaos Gore Magala, che è la fase intermedia tra lui e lo Shagaru, ma anche quello è abbastanza dimenticabile. Io me lo ricordo per quante volte l'abbiamo bullizzato per testare armi, più che altro. Sì, anche se aveva il suo perché, perché comunque era abbastanza... ti metteva in difficoltà. Infatti guarda, ce l'ho qua, comunque l'ho scaricato per vederlo. Poi il fatto che aveva le ali che si appoggiavano... Sì, aveva delle zampe. Questo è il caotico, che è un drago anziano che non ce l'ha fatta, però era talmente incazzato perché non sapeva... Che non ce l'ha ancora fatta. No, ma questo è quello, quando è fallito la mutazione, se non sbaglio, questo. Oh, il caos è lo stadio intermedio, comunque. Allora... Ah, no, è vero. La quale chi si è interrotta, giusto. E che hanno premuto B mentre stava esatto. È rimasto bloccato. Ma perché lo Shagaru vedi proprio che gli cade il manto, si fa la muta, diciamo, no? C'è questa cammina. Invece questo è proprio... Ah, tipo così, è poverino, incazzatissimo, perché chissà quanto soffre, porello. Vabbè, ma è stato bullizzato, lui, giustamente. L'abbiamo aiutato a... A smettere di soffrire. Dottore, facciamolo, smettiamo di farlo soffrire. Dobbiamo abbatterlo. Ok. Aiutaci che t'aiutiamo. Allora, il prossimo è... la preda preferita dell'Agantor, che comunque è una montagna gigante. Questo carro armato gigante che spara, nella sua versione bianca, fuoco, e nella sua versione nera, fuoco e sonno. Beh, lui è puzzava fuoco e sonno. Pensavo che lui faceva il disco regione. Era uno dei scoreggioni. Emanazioni. Gravios e Gravios nero. Bellissimi. E quindi cosa? Regione diretta del Basarios. Ma dove quindi, abbiamo messo? Sono il normale nella C, mentre il nero nella B. E sono delle versioni, come dire, cicciose ma aggressive, dotate di attacchi molto potenti, scoreggione, laseroni. C'è il laserone soprattutto, che a volte lo fa dritto e a volte fa il panning. Esatto. Pericoloso. Lui, bello il fatto che dovevi intignarti a rompergli il ventre per poter ammorbidire, cioè per potergli spaccare la corazza e poter colpire in tranquillità la zona. Hai detto una cosa bella, mi hai fatto ricordare che in World hanno inserito questa cosa dell'ammorbidire, che lo puoi fare a tutti, quando in realtà c'è bello che ci sia il mostro che ha la sua meccanica, il suo punto debole, esatto, che vai a rompere.
Ahimè. Vabbè. Rompiamo tutto. Ok, stiamo comunque andando veloce, ne parleremo più volentieri, ma dobbiamo però, andare... Aspetta, Gravios nero stava in... Sì, hanno cambiati. Ah, invertito, B e C, scusa. Black, il nero in B e il C. Perché è più bello il nero? Motivazione ecologica, perché il nero è dovuto alla colorazione per la profondità più ampia nella quale ha passato la maggior parte della sua giovinezza, quindi più in profondità ha vissuto, ha dormito, e più quindi la corazza si è espressa, è diventata nera. Quindi... Fantastico, bello, ottimo. Sì, vabbè, perché li chiamo, sì, ragazzi. Leonardo è lore master del gruppo. È il nostro, come dire, com'è che si chiamava quello? No, quello è morto, Borello, ucciso dalla razza, quello che andava... Quello che andava con gli animali, tutti quanti, non mi ricordo. Ah, quello dei... Ok, quello dei... degli alligatori. Sì, sì, però magari no, perché quello è morto, Borello. Quindi, vabbè, facciamo... Rimaniamo su Alberto Angela, Piero Angela. Comunque, Licia Colò. È la nostra Licia Colò. Leonardo, sei la nostra Licia Colò. No, vabbè. Licia Colò, vabbè. Ok, prossimi sono... Non sono tanto... Inizia pure, il Great. Educational Channel. Ah, Great Buggy, Great Girros, Great Jug, Great Jagras, Great Macau. Questi facili facili, dai, queste sono proprio posizioni facili, più o meno. Allora. Iniziamo dal Buggy. Che in realtà, allora, il Buggy è bellissimo. Il Buggy è una bella mimetismo nelle zone artiche, e attacchi di sonno, addormentavano, rottura di palle allucinante. E... Però vai in C, quindi vai tranquillo, vai in C. Però non va a basso, Tanto ce lo ritroveremo quindi... Esatto. Già. Il Girros, che ricordiamo solo perché è molto simile a un Cirios, quindi il Gran Cirios. Il Gran Cirios se ne va in B, se ne va comunque in B. Paralizzava, era bello, aveva la sua arena, era tutta bellina, ma... Cioè aveva la tanetta sua, a parte che c'ha è un cobra a quattro zampe, cioè un design fantastico. Bellissimo. E perfettamente inserito nella zona putrefatta, quindi bello. Ok, il prossimo poi. È il Gran Jaggi, mi sa, il prossimo. Oh, lui il amo. Gran Jaggi, se via una calcio in culo gigantesco. Ma bello in D. Bello in D. Posso lui dire... trovava la bellezza nel branco, vai, Peter. No, che a me piaceva tantissimo, perché cioè, mi faceva ridere che lo picchiavo e iniziava... È vero. Che stai a chiamare, che sono tutte delle schiappe? Cioè... Cioè, capisco fosse il piccolo o la femmina che lo facesse. Lui... Vabbè. E con lui abbiamo visto la cosa fighissima: che dei giaggi, gran giaggi, cioè avevano la femmina dedicata, la giaggia. Giaggia. Era più grossa, era più in carne, era più cattiva, toglieva di più, c'aveva più vita. Era veramente bella. Però lui è insignificante. Mi spiace. Assolutamente. Una gran giaggia, forse era meglio. Una gran giaggia. Prossimo, Great Jagras, che è questo di Ward. Jagras se ne va in C. Se ne va in C perché è ciccione. No. C di ciccione, sì. C. Poi perché comunque ci ha dato una mano a farmare tantissimi gioielli con l'evento. Sì, porca miseria. Il C di c'ha i capelli unti, lui è un po' rasta. Mm. Lui sì. Ah, niente body shaming per i ciccioni, perché anche io lo sono, no. Quindi è una cosa proprio di simpatia. Lo siamo tutti. Okay. Lui è snellissimo, lui ha gli addominali, cioè lui gonfia gli addominali, quello è tutta ipertrofia. Ok. Prossimo, Great Macau. Ah, il Great Macau. D. Macau meravigliavo. È già. Gran Macau, allora, bellino che finalmente, no, abbiamo capito che i dinosauri hanno le piume, famo un raptor con le piume. C'era già, si chiama ipnocatrice. Esattamente, però questo è palesemente il raptor, e il punto è, cosa di particolare? Io sto sulla coda e tiro calci. Ok. Ci sono tanti altri che brillano un po' di più. Soprattutto come, ad esempio, no, non è vero, il Gran Broghi. Che comunque se ne va in C, perché comunque faceva il suo un pochino. Il Gran Broghi faceva una cosa in particolare: con la sua pelle te ci facevi un poncio. Bellissimo. Quindi solo per quello meriti. Guarda che bello che è, mamma mia. Aspetta, qui lo mettiamo in bello. E torno a farlo vedere, perché è proprio bello. Sì, diciamo che proprio s'atteggia. Qua sembra che abbia il cappottone, quello col pellicciotto, la Leon Kennedy, queste cose da... Sì,
Borghesia arricchita, esatto. Tipo io. Prossimo. Oh, lui mi sta simpatico. Piccola l'immagine, ma il Jeep Cheros. Ah, oh. Il Jippo. Protagonista di tante avventure, tutta all'italiano, di Radio Jippo. Il normale, mi sembra. Sì. Il normale l'abbiamo messo in Super Memas. Sì. Perché si fingeva morto il bravo ragazzo. Ma lui si fingeva morto, rosicava quando entrava in rage, rosicava quando gli rompevi il cristallo luce sulla fronte e non riusciva ad accendere più, a fare il flash. Lui era bello, la coda elastica, non so dove finisce il bello di sto mostro. Finisce nel Purple Jeep Cheros? No, cos'è? No, il normale in Super Memas, ma il Purple se ne va in B. Appunto, finisce il bello col Purple. Però poi, come prima, bello ma non balla. Cioè, balla tantissimo perché rosica, ma non riesce a scalare perché comunque in A abbiamo anche tanti bei mostri. Cose importanti. Questo invece arriva dal primo, secondo? Jeep Cheros, c'è il Jeep sempre il primo. Sempre il primo, mi sembra. Prossimo. Poi c'è Roberto in chat che ci conferma. Lui sì. Prossimo. Ermitaur. Ah, qui proprio l'ermitaur era messo. Sì, ok, qui ho... Ok. Sì, questo è piccolino e lui c'è, ecco, il Damio Ermitaur. Damio Plum e Stonefist. Cioè, ci sono un po'... Ok. Eccolo. Allora. Il Viola con il Diablos e... con l'altro normale Daimyo con il Monobloss, con la testa da Monobloss. Allora, mi sembra lui fantastico. Tutti lui e tre in A. Tutti e tre in A. Tutti e tre in A, sì. Inizia a essere affollata. Là è molto affollata, sì. Perché la A e B sono le vie di mezzo tra quello che è Ni e quello che è molto bello. E mi dite perché brevemente, così ci facciamo un'idea per il discorso del che usano i scheletri di buonanotte, i teschi. Lui è un altro di quei mostri che fa scuola. Lui è un altro di quei mostri che ti insegna, per esempio, il movimento della telecamera mentre si muove, perché c'aveva questo movimento a mezza ellisse mentre sparava le bolle, e tu dovevi muoverti nella direzione opposta mantenendo gli occhi su di lui. C'aveva la posizione di difesa dove si metteva le chiele davanti, tu dovevi decidere se andare a rompergli il corno, se mantenerti davanti alle chiele a rompere di quelle. C'aveva una fase molto offensiva dove devi stare attento all'ambiente, dove andare sottoterra, dove stare attento alla sabbia, e quindi per schivarlo prima dell'impalamento di quale abbiamo qui l'immaginina. Lui è un mostro da scuola, ma che nel suo fascuola è molto cattivo. E che dà tra l'altro un'armatura molto bella, la classica armatura da rugbista, da football americano, un giocatore americano proprio, sì. Filosofo, granchio pugile, ed è bello in tutte quante le sue versioni. Allora, è bellino, sì. E andiamo avanti con Gen Moran e Gen Moran. Gen Moran lo abbiamo messo in S, mentre la sua piccola variante, che poi piccola non è, in A. Allora, Gen Moran in S. Gen Moran è quel passo in più del Darel Moran, più complesso, con fasi di scalata molto più indecise, va da rompergli le corna mettendogli l'antidrago sulle corna, gli piccono tutto quanto è picconabile sulla schiena, molto più interattivo, okay, più imponente. Epico. E era il Gen Moran era nato nel Tree ed effettivamente era molto divertente. Abbiamo già fatto il discorso col Darain, che è la versione che hanno messo nel 3 Ultimate, ma è proprio la battaglia in sé era molto divertente. Ma invece l'Allowed cos'era? Era solo la seconda fase? Non mi ricordo. Io mi ricordo che ce n'era uno che aveva solo la seconda fase. Per il 3 Portable. Che forse nel 3 Portable aveva solo la seconda fase, non mi ricordo. Vabbè, arriverà qualcuno. Poi era una missione evento, può essere pure. Vabbè. Scusa, ma il cielo, ma non era il Darain Moran quello del 3 Ultimate?
Vabbè, comunque era la variante, la variante. Vabbè. Comunque, per il gameplay, direi che... Sì, sì. Esatto, c'era uno di quei mostri a fasi, ma che non è troppo noioso. Ok. Sia. E poi un bel mostro. Il Dara è nel 4, caspita, sto rimuovendo un po' di cose. È vero, è vero. Grazie, è vero. Grazie. E raga, quando passa il tempo, se poi non puoi riproporli i mostri, perché noi ricordiamo tutti i mostri che vengono riproposti, ma quelli che appartengono a un gioco vecchio... A volte fai un po' di confusione. Ci sta, ci sta. Andiamo avanti, andiamo avanti. Che ci abbiamo? Giuratodos. No, aspetta. Giuratodos. Ci siamo persi. Allora il... Iodrom. Lo Iodrom. Eccolo. Non ti preoccupare, Pit. Non ce lo siamo persi. Va diretto nella D. Non tiene la D. Va dritto nella D con tutti gli altri suoi cugini. Ma anche lui cosa sputazzava il veleno, no? Sempre lui veleno, sì, a differenza del di quell'altro, quell'altro c'ha delle nubi tossiche che camminavano, questo qua sputacchiava. Lo sputacchio è decisamente meno ispirato della nube. Fantastico. E poi è brutto, quanto è brutto. È brutto forte. Brutto. Quindi, un sacco di vita. Brutto come... Come lui. il Giuratodos. Vabbè. Beh, questo lui... sarebbe a suo agio in quella fase là, eh? Non so se siete in quel tier. Lui è, va lì, va proprio lì, è stato quasi fatto apposta per lui. Esatto. Nasce nel pozzo scuro. Nel pozzo scuro. Nasce, cresce e muore lì. Perché? Che ha combinato? È proprio così brutto? Era un'ottima idea, solo che comunque l'arena era molto piccola, si rotolava... nella fanga, una piccola parte, poi di quelli che scappavano tanto, quindi è un altro di quello che gli devi correre dietro. Codardo poi il suo design è esattamente uguale a un Lavasiot. Lavasiot che è un mostro che a me piace moltissimo. Lui è proprio uno a uno un Lavasiot leggermente più piccolino, con le stesse dinamiche, ma in un'arena appunto più piccola, combattimento più noioso. Bah. Il Fangasot, ok, mettiamolo così, il Fangasot. Fangasot. Ok. Io intanto ne approfitto, aspetta, cambiamo, prima di fermarci cambio lettera. Sì, ok. Piccola proposta. Bah. È mezzanotte, quasi, e abbiamo una buona metà. Ci poniamo un traguardo e consideriamo fase 1 e poi completiamo un'altra volta? Per noi va benissimo. Perché no? Perché no? Perché la vedo dura riuscire a farli tutti in maniera adeguata. Perché se no inizia questo qua. Definisci un target, Pitto. Allora, visto che sono le 23:52, vogliamo arrivare... di solito com'è l'elenco telefonico? LMZ, no? Vogliamo arrivare a finire la L? Finire la L? L è lunga, eh? È vero, Ludo. Si arriva al Malfestio come la Azzarola, sono tanti. Allora facciamo così. Arriviamo alla L esclusa. Quindi lasciamo la Jacrus per la prossima volta. Ok, va benissimo. Ci sta. Fino alla K. Che è quasi finito in realtà, perché comunque sono tutte... Però almeno per non tirare troppissimo... La L effettivamente era parecchio lunga. Ok. Tanto beh, così ci diamo un appuntamento per la prossima volta. Certo. Fico, fichissimo. Ok, prossimo! Pre-Rise. Esatto. Magari l'anticipiamo. Prossimo, uno che mi sta molto simpatico. Adesso lo facciamo vedere. È nel cuore di tutti? È proprio lui? Sì. Keshawasha. Keshawasha, Monster Hunter 4. Bellissimo. Il primo mostro che ti insegnava ad utilizzare la verticalità del gioco. Quindi con l'arena anche al piano superiore, lo picchiavi e scendeva. Faceva un sacco di cose belle. Poi era una scimmia, quindi non può non far ridere. Molto simpatica, sì. Sì, tra l'altro lui passava sopra, sotto, tu dovevi arrampicarti. Nel 4 si poteva saltare dal muro, giusto? O ancora sì, no? Sì, potevi saltare. Potevi andare nelle liane fino al piano sotto. Se tu stavi sopra, lui ti artigliava
sta aggrappato, quindi non eri salvo neanche se lui stava sotto e tu stavi sopra. E un bel mostro. Belle le armature, bella lui e bello anche il coso, il cinereo, che è la sottospecie. Ok. E li abbiamo messi il normale nella S e il cinereo nell'A. Lui è altissimo. E ok, io tra l'altro... la categoria, anche l'altra volta ho fatto lo stesso errore, fa niente. Vabbè, tanto noi abbiamo invitato la gente, quindi va bene così. E niente, la categoria è rimasta quell'altra volta, ma tanto noi ce lo teniamo questo come memoria storica, questo documento. Quello che mi piaceva del Ketchawacha, quando andava in rage si copriva la faccia. Era... sì, è il cappuccio, tirava il cappuccio praticamente. Capisci che stava facendo sul serio. Che... e dovevi spaccarglielo, cioè ti veniva anche un po' di tristezza perché gli spaccavi sto orecchione che si metteva davanti, che avevano una tinta, un disegno, quelli che sembravano degli occhi. Due occhi, due, esatto. È molto bello. Poi, beh, poi tra l'altro era incrociato con un petauro, tre cose. Lui planava, era molto... la versione, mi ricordo, la sua versione Apex, e il Ketchawacha Apex era molto aggressivo, molto difficile, perché non capivi mai durante la planata se l'artigliata sarebbe venuta a te, al compagno vicino. Era molto irregolare il pattern. E aveva una... oddio, che è successo qua? Ah, ok, ho preso uno screen anziché il... anziché, aveva l'Ash Ketchawacha. Il cinereo, sì. Che differenza aveva il cinereo? Non aveva granché di differenza, vero? No, porca miseria. No, tranquilli, raga. Non mi ricordo grandi differenze, è vero. Oltre l'armatura più bella, che era bianco. Così. bello, ci sta. E... no, vabbè, comunque... il grado successivo era un po' più... eccolo qua. Era abbastanza inquietante, era quasi spettrale. Vabbè, il coso, il Ketchawacha normale c'aveva l'acqua, perché lui gli smocciolava l'acqua. Lui c'aveva il fuoco. Ok, Ash, per questo che era cinereo, perfetto. Vedi, abbiamo trovato subito, con un po' di pazienza, la soluzione. E questi dove vanno? Allora, normale in S... e il cinereo l'abbiamo messo nell'A. Ok, normale in S. Il cinereo nell'A. Molto di parte questo, questa posizione. Però obiettivamente no. Personalmente, bel mostro. Arrivata puntualissima la precisazione in chat. Grazie, Roberto. Generale. E il prossimo invece. Ah, questo ve l'ho sbattuto proprio in faccia direttamente. Che violenza. Bel sorriso. Bello sguardo. Questo sarà un bel ritorno adesso a coso? Su Rice. Mamma mia. Che ricordiamo. Spero che non abbia la colonna sonora come... spero che sia un combattimento silenzioso come... speriamo. Ma era silenzioso perché era sordo. Cos'è che era? Era cieco. Cieco, scusa. Quindi non vedendoti... non partiva la musichetta. Non portava la musichetta. Sei sordo. Tant'è che lui, infatti, lo vedevi annusare l'aria per intracciare. Con quale naso poi si sa? Vabbè, c'hai, i punti ce l'ha. Manco piccolo, rimettiamo. Guarda che nasone. Stanno lì, guarda, sti tu buchetti. Esatto. Va bene, e questo mostro è uno dei primi, anche questo, giusto? Sì. E inquietante. Pericoloso perché? Perché si allungava tipo... si allungava, ti tirava le sfere che ti paralizzavano. Elettrico, quindi, ok. Tantissime cose. Ti paralizzava e poi ti saltava in testa? Sì. Okay. Mi sembra nel 4 Ultimate ti mangiava? Sì, c'era il classico minigioco della... del minigioco, lui della ti aggrappava. Lui saltava sopra così. Beh, lui è un altro mostro iconico, comunque. Che non vedevamo... che utilizzava... che utilizzava attacchi a area molto ampia, perché queste tre le palle sfere... elettriche che si diramavano
in tre direzioni diverse in un'arena, così nella zona dove combattivi, che era molto piccola. Eccolo, guarda che bello che è. Bellissimo. Che bello che... E invece poi, il Red Kezu era su... Red Kezu era rosso. Cioè, non facciamo battute, raga, non facciamo battute. Non facciamo battute. Ma non siamo noi che facciamo battute, il gioco che ce lo esplicita. Perché uno dei drop, tra l'altro, del Kezu rosso è la pelle, ragazzi? Seducente. Quindi non c'è bisogno che noi facciamo battute o che siamo scabrosi o scadiamo nello scontato. È già il gioco che ci serve, su un piatto d'oro. Quindi proprio per questa differenza il normale l'abbiamo messo in A, mentre il rosso, grazie alla sua pelle seducente, va subito in Super Memas insieme a tutti gli altri compagni di gioco. Oddio, aspetta, prima lo metto in Ser. È andata bene che non c'è un Kezu nero. Oddio. Non è troppo tardi per aggiungere il Rise, eh? Esatto, non diciamolo troppo forte. Vabbè, allora, c'è il, come si dice, il BBC, il Big Black Cat. Ehi, basta! Okay. Ho detto il cielo, l'ho detto. Hai detto il cielo. Grazie al cielo. Cielo, allo Zinogre ci arriviamo la prossima volta, non ti preoccupare. Andiamo avanti stasera. Cioè, abbiamo ringraziato il cielo per il Kezu, il Big Black Kezu nero. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Dicevamo, non lo vuoi il cielo un figlio tra il Kezu e il Glaven? Lui invece l'infame, l'infamia, è il portatore di sventura. Non so, credo che sia la cosa peggiore che possa capitare a un cacciatore. Che non, a qualunque persona che vuole giocare, loro. Io lo odio. Vabbè, ma ci abbiamo già parlato l'altra volta dell'odio atavico verso sto mostro. Per questo, perché abbiamo già parlato, il normale se ne va nel pozzo scuro, ma neanche io abbiamo pensato. Davvero? Proprio così, per direttissima? Sì. Lui si giù. Non... Ma perché è insopportabile vincere il pozzo scuro? Si muove, cioè è un saltella, fai fulmini... È una difficoltà artificiosa, a mio parere. Su World l'Arcitemprato era una boss fight su World of Warcraft. Okay. Di guardare per terra, perché sennò fai le aree di esplosione. Quindi devi stare attento a 3000 cose. No? Invece l'Orochi Kirin? Indy. Fa un saltino in più, riesce a uscire, fa quel saltello in più per... Esce dal pozzo, comunque, e questo è ecco perché è nero, perché esce dal pozzo scuro. Ok. E per carità, sono dei mostri 4. Innegabilmente bellissimi, però il fatto del un mostro molto piccolo, con un hitbox per la testa, per dove l'unico punto di cui poter colpire è molto piccola, e veramente poca vita, ma un combattimento che si prolunga all'inverosimile solo per l'impossibilità di colpirlo e di combattere in maniera consistente. Devi correre dietro in continuazione e, ecco, quando si arrabbia non puoi manco colpirlo al corpo, quindi neanche a di body shot, che anche se fanno poco danno fai qualcosa, manco quelli. Ok. C'è una di quelle difficoltà che non apprezzo. C'è un'arma che può sopperire a queste problematiche? Cioè, dici, se dobbiamo fare il Kirin... Scusa? Le bombe. Armi a sonno. Okay. Armi sonno lui è molto vulnerabile al sonno. Lui è molto vulnerabile al sonno, infatti lo sleeping bomb classico, ma non da speedrun. Balestra leggera, quando ancora era più votata ai danni elementali o agli status. Proiettili a sonno, armi a sonno, bombe... Ha magari una lancia fucile, prima era con danno unico del fuoco Wyvern, quindi il moltiplicatore si aggiungeva a tutto il fuoco Wyvern, non solo a uno dei tre shot che fa adesso, e veniva giù abbastanza facilmente. Ma una lancia fucile da sola, che a me piaceva la lancia fucile, contro il Kirin. Trovava una difficoltà molto grossa, perché arma grossa, arma lenta, arma molto statica, con degli attacchi
per applicare uno status e ci mettevi veramente tanto, al massimo potevi andare di shell, ma per colpirlo con i cosi, con i proiettili della lanciafucile, dovevi avere buon timing, una buona fortuna che seguiva la traiettoria che pareva stesse prendendo. E poi pazienza. Il fatto anche se mettevi lo scudo, tiravi sullo scudo, il fulmine ti prendeva dietro, comunque ti prendeva, quindi non eri sicuro di pararlo. Sì. Ok, meraviglia. Sì, non so. Lo fai dormire con qualcuno e poi... Le bombe, 3-4 ondate di bombe e via così, passa la paura. Ok, ci vorrebbe un mini Kirin stile mini Hurricane, certo, certamente. No, non ci vorrebbe. Sì. È una delle cose penso che non auguro neanche al mio peggior nemico, non augurerei. Ma il Kirin gigante c'è invece? Perché Ma a me mi è sembrato di aver visto una missione dove c'era un Kirin gigante e un Kirin più piccolo. Vabbè, potremmo... Non so se è una mod, però... Vedremo. Può essere. Con le mod hanno aggiunto tante belle cosine. Maledetti modder, hanno rovinato l'Irlanda. Cosa? Ma perché? Sì. Oh, gli scozzesi. Ah, ok. Va bene, andiamo avanti e c'è lui il Kulu Yaku. Ah, l'inutilità fatta uccello. Kulu Yaku se ne va purtroppo bello zitto con il suo ovetto nel pozzo scuro. Ma no, ma perché? Davvero pozzo scuro? Cioè, lo ritenete talmente inutile che andrebbe defenestrato, nuclearizzato dalla serie? Poteva essere un Cthulhu, ma non gliel'ha fatta. Purtroppo no. Allora, il Kulu Yaku, io ho tentennato, ma il problema è che è all'inutilità a livello ecologico alla stregua di un qualsiasi prey. Perché non viene spiegato, ma di chi so le uova? Da dove le piglia? Perché quelle uova le piglia nel deserto. Nel deserto ci stanno mostri che in linea di massimo è difficile che gli voglia andare a rompere le palle. Chi ci sta? Ci sta il Diablos, ci sta il Barrot, la Ratian. A chi se prende le uova? Ai mostri piccoli? Dei mostri piccoli che gli erbivori. Gli attono, non lo so. Vabbè, c'è da dire che magari lui è abbastanza veloce e zompetta, potrebbe scappare. Ma ce la faccia da stupido. Comunque quella è una Ratian, cioè la Ratian che se tu gli rubi le uova lei viene subito nel nido a picchiarti. Quindi il fatto hanno voluto fare una cosa molto particolare senza però dargli le giuste attenzioni. Cioè hanno dato più attenzione a dove andava a prendere i funghi per scorreggiare un certo elemento, il Kongalala, perché il Kongalala doveva prendere i funghi velenosi o i funghi nitro, andava in un posto piuttosto in un altro. Lui ha le uova. Tu devi a ste uova, che ce fa? Poi switcha uovo e sasso, così. C'ha in tasca, c'è là ste uova e sti sassi. Simpatico, ma non con la giusta attenzione. Non gliel'hanno data e purtroppo per questo se ne va nel pozzo scuro. Okay. Non è caratteristico, non è niente. La missione del coso, del Behemoth, è carino che lui c'ha il cristallo e diventa gigante. E quindi quello è caruccio, però è un meme. Allora, a me è piaciuto, perché già che il mostro è stupido a me piace. E poi comunque il fatto che alterni l'uovo con la pietra ti toglie quel senso di sicurezza. Dici guarda quello con l'uovo, poi ogni tanto gli cade, splatta, fa la frittata. C'è quella componente comica che a me piace molto, però capisco che non possa venire in... È abbastanza inutile effettivamente. Proprio come si dice, la vena comica di Monster Hunter, questo mostro. Guarda, era okay. Buffa... La missione è quella The Behemoth, perché prendeva sto cristallo e diventava sempre più grande e piano diventava dimensione Anjanath. Sì. Però pure quella è un'altra che ho penato, perché come al solito fatta prima col forno da caccia che non gli è chiaro. Uova di Palamute e cose. Vabbè. Ci spiegherà il cielo le uova di Palamute, dove hai studiato, su quel che ho problemi. Ti inizio a dubitare del tuo sussidiario a scuola, però va bene. Vabbè, Palamute è il doggo di... Infatti non sto capendo se sta scherzando, se sei. Sì, sta scherzando sicuramente. Ok. Vabbè. Anche perché, nel senso, vabbè... Stai scherzando? No, scherzo, dai, è la gag e pensare che non stia scherzando. C'è la nostra... Sto scherzando, è vero, che i Palamute si riproducono con le uova. Perché noi non sappiamo se nel mondo di Monster Hunter i Palamute siano mammiferi davvero, facciano le uova, quindi è un mistero. È tutta una cosa nuova. Sono uova di Camellios.
Quindi esatto. Noi non vediamo il Camilios che le ha deposte, ma le uova sì. Le prende da so- ma noi, ragazzi, parliamo della signora qua. La signora. Lei che ha scalato qualsiasi classifica in tempo zero. Sì. Io ricordo che stavo fuori, tipo, in una specie di campeggio, amore, stavo a Villegis quando hanno annunciato lei. Mi sono visto il trailer e io volevo venire via da questo campeggio che doveva ancora cominciare. Scusa, Leonardo, non eravamo insieme in quel Villegis? No, non c'eri. Ottimo. Ero a casa a giocare alla Curva d'Aro. Non c'eri. Alla faccia quando, tua. Quando vidi il giorno prima del primo giorno il trailer di questa cosa che stava venendo annunciata in quel momento veniva rilasciata subito, volevo tornare a casa. Quando tornai a casa trovai lei, uno dei mostri più belli che esistano. Allora, Cool the Tarot, Monster Hunter World, contenuto aggiuntivo, bellissimo perché brevemente, anche tanto siamo per finire. Bellissima perché era maestosa, tutta d'oro, un combattimento che man mano procedeva in maniera diversa. Iniziavi la prima che ricordava i vecchi assedi del Lanciao e tutto quanto, quella girava in questo piccolo percorso, tu le dovevi far cadere i sassi addosso, spararle con i cannoni. Poi una volta che arrivava un tot di danni si spostava in un'arena più grande dove iniziava il vero combattimento. Si rotolava, ti vomitava fuoco addosso. Molto bella. E man mano che scendeva nei livelli del vulcano dove si trovava, cominciava a perdere la sua armatura fino a togliersi tutto quanto il suo vestito d'oro e rivelarsi ad essere una specie di Gran Jagras molto più bello. Gran Jagras, in effetti è vero, è molto molto più bello, sì. No, ma molto sembra un Gran Jagras. Ma anche in realtà anche se notate la zampata, la rotolata, il pattern iniziale è molto simile, anche il movimento. C'è proprio lo sfregio, tipo, se il Gran Jagras fosse bello, tiè, così, sì, alla esatto. Faccia del Gran Jagras. I'm fabulous. Questo è un altro di quei mostri che se volessimo parlare di ecologia, comportamento e tutto, ci potrebbe perdere una giornata. Allora, premesso... Con il Dorado, perché la mappa del Dorado, che è la sua tana, fa parte dell'ecologia del suo mostro ed è qualcosa di spaziale. Allora, io ti dico, dobbiamo finire la tier list un'altra volta, però se potremmo dedicare una sera all'ecologia, nessun problema. Se riusciamo poi a portare a corredo dei contenuti multimediali, ancora meglio. Quindi ce la possiamo preparare bene, secondo me. Poi vediamo. No, magari. Ok. Allora, siamo quasi alla fine di questa prima parte. La grande signora l'abbiamo messa nell'SR. Non poteva andare più sotto di così. Ok. Penso che lei e la Caltà sono le basi di una piramide regale dei mostri che quasi nessun altro dovrà mai raggiungere. E sì, sia la Talca che lei sono proprio forti, anche se io apprezzo di più quella della Talca. Vabbè, questione di preferenze. Il prossimo è un simpaticone. Ah, è il simpaticone. Sono i simpaticoni. I simpaticoni. Io spero di avere anche l'altra immaginetta. Sì, c'è, ok. Oh, che simpatia. Che dire del Kushada ora? Allora, c'è il silenzio di tomba. Allora, lui è bella l'idea. E buona anche la realizzazione. Purtroppo che l'idea era un'idea solo per metterti un termometro nelle parti basse da dietro e sentire che la temperatura raggiungevi per la rabbia di non poterlo colpire, per la caspita di aria. Che nei primi Monster Hunter la sua armatura di aria la toglievi solamente con lo status veleno, rompendogli o la coda o la testa, mi sembra. La testa con l'elemento drago. Lui era l'unico modo per potersi avvicinare senza il paravento. Madonna, che ansia. Paravolmine. Il parafulmine lo potevi colpire sperando di poterlo paralizzare / danneggiare mentre stava in aria e farlo cadere. Sì, mi ricordo che l'ho affrontato la prima volta nel 4 Ultimate perché avevo iniziato col 3 e già mi infastidiva questi continui turbini. Figuriamoci il Rusted Kushala che aveva i turbini neri, cos'è che era? Una roba... Ruggine, imbarazzo. Che poi cos'è? Il Rusted è prima della muta? Cos'è? È il momento no, dopo. È il dopo. È letteralmente arrugginito. È dopo la muta. O comunque sia, in maniera è molto antico.
Cioè, lui fa la muta per anticarsi. Cioè, come se si prendesse a martellate come fanno quelli per i mobili per anticare. Non ho capito, cioè... Che brutto, vabbè. Lui lo trovi congelato sul picco della montagna, mi sembra, okay. In tutti i Monster Hunter, dove c'è, lui c'è sempre la montagna con le ossa del... lo scheletro del... del nostro simpatico amico. E poi domani mi sembra scende, torna nella terra nelle altre aree e si arrugginisce. La sua armatura con l'area si ossida. Ok, quindi praticamente sì, è un fenomeno a posteriori. Una volta che è uscito, la sua pelle, la sua armatura tende, le sue scaglie... Se non l'hanno ucciso prima, le sue scaglie si ossidano e diventa di ruggine. Cioè, diciamo, okay, che è uno status che non necessariamente raggiunge. Ecco. Cioè lo devi braccare. Raggiunge la muta, plausibilmente la può raggiungere anche prima di diventare rugginito, o la può raggiungere dopo l'arrugginimento, cioè avendo le scaglie metalliche e utilizzando il vento, facendolo scorrere da tutte quante le scaglie, se abbiamo l'immagine, ecco, tutte quante, no, il motivo delle scaglie, per un secondo di più perché tanto è l'ultimo, il motivo delle scaglie è fatto apposta per invorticare tutto quanto il vento e poterselo vestire addosso con un'armatura, ok? Quindi c'è un motivo per il quale tutte quante sono tutte in maniera irregolare, lui e c'ha tutte quante ste ali molto articolate per poter racchiudere il vento addosso e continuarselo a far scorrere all'interno di questa armatura, letteralmente a scaglie sovrapposte, a piastre. Fantastico. E a forza di farlo girare, sto vento però ovviamente si va a mettere all'interno di queste fessure metalliche che man mano si ossidano comunque, quindi può vivere una vita tranquilla al sole e non ossidarsi mai e poi fare la muta, oppure può fare la muta dopo che ha percorso acque, tempeste e tante altre cose, si è arrugginito. È uno stadio intermedio che può raggiungere, come no, ma è molto più aggressivo perché ovviamente la ruggine gli fa male, perché il metallo più arrugginito è anche più rigido, meno malleabile e quindi c'ha un vento più debole, più sporco perché è intriso di tutta la polvere di ossido che c'ha addosso. E questo gli provoca dolore, quindi è incazzatissimo. Ok, allora nel pubblico chiedono di chiudere con la Jacruz, ma no, no. Perché è AK, perché la... AK. LZ lo facciamo la prossima volta e basta. Nel senso, perderci in troppe altre chiacchiere, ma in maniera molto non molto cerimoniale, mi rendo conto. Andiamo alla chiusura. Intanto vi ringrazio ancora Leonardo e Moreno degli Antres Romani. Grazie a tutti, buona serata, buon proseguimento, buonanotte e grazie ancora. Alla prossima, ragazzi. Buonanotte a tutti. Buono. Ciao ragazzi.